3, 2, 1, prova. G24 settembre 2018, vai. Allora, buongiorno a tutti e buonasera per gli italiani, sia quelli in Italia sia quelli in tutto il mondo. Sono Fabrizio Ciancio, come sapete bene, mi occupo della radio italiana in Florida, forse l'unica radio italiana in Florida che fa cultura, che dà informazioni. E oggi siamo un'altra volta con Andrea Nato Castellani, che è un esperto, correggimi se sbaglio, Andrea. No, esperto no, grazie. Esperto no. Rispetto a me, Casomai di esperienza, sì, esperto di esperienza sicuro. allora, una persona umile ma con molta esperienza di leggi internazionali. Va bene così. Va bene, poi Ok. parliamo e discutiamo sulla parola persona, ma va bene lo Va stesso. bene, va bene. E comunque, lui ha fatto una cosa veramente incredibile che non mi sarei mai aspettato che nessuno facesse, e sono contento che l'ha fatto perché lui è una persona veramente molto persistente. So che andrà avanti senza fermarsi davanti a nessun ostacolo. Però adesso lascio la parola a lui che spiega che cosa ha combinato a fine agosto. Vai, Andrea. Sì, grazie Fabrizio. Allora, cosa ho combinato? Ho combinato una cosa semplicissima, come ho già detto anche nel mio video sul mio canale YouTube, che è aperto già da un paio d'anni, anzi dal 2015 più o meno, ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque al posto mio. Ho semplicemente pagato il presunto debito dello Stato italiano, o cosiddetto ovvero Repubblica Italiana, ovvero Repubblica of Italy, ovvero tutte le sue sottofiliali, quindi il debito pubblico di tutto quanta l'organizzazione all'interno della penisola italica che in questo momento governa questi territori. Esatto, e questo è una cosa che andrà ad impattare non soltanto ovviamente te, ma va a impattare tutte le persone che sono sul territorio italico o italiano. E poi, ecco, poi vorrei fare una precisazione. Andrea, vedete, è molto esperto perché, anche per quanto riguarda le parole. Quindi, correggi le parole se magari sbaglio qualche parola come persona. Io non volevo offenderti, però dimmi tu come ti devo chiamare, essere umano? Arriverai Fabrizio. Allora, Non so. sì, premesso la cosa semplicissima. Allora, a differenza di molti e di quelli che già mi seguono sul canale YouTube Ufficio Operativo Esseri Umani, che è un canale che ho visto ultimamente è arrivato quasi a mezzo milione di visite. Parliamo di mezzo milione, quindi 500.000 visite su tutti i video che ho fatto, e questo ringrazio tutti quanti che mi stanno sostenendo e stanno comunque aumentando e condividendo le informazioni in modo da renderle per tutti quanti, anche per quelli che magari non sono degli avvocati o non masticano termini giuridici. Diciamo che il termine persona nel mio caso non mi si addice. Perché? Perché la persona tecnicamente ha un significato importante che vuol dire maschera, ma questo poi è una cosa che spiego anche nelle informazioni che tengo un po' in tutta la penisola per far comprendere qual è l'inganno della cosiddetta cittadinanza italiana che viene data obbligatoriamente, senza dare alcuna spiegazione in trasparenza, a tutti i nascituri. Ecco, allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda il concetto legato al discorso del debito pubblico, si ricollega, cioè si collega perché intanto abbiamo, e io l'ho definito presunto debito pubblico, perché in realtà siamo tutti creditori.
Ma questo perché? Perché non molti sanno che questo debito pubblico intanto viene creato senza il consenso sui nascituri, quindi vengono create delle finzioni giuridiche, cosiddette soggetto giuridico, che viene riconosciuto, viene creato sulla carta, quindi in maniera con vizi occulti, con una sorta di contratto tra virgolette che è l'atto di nascita, e al quale poi partono tutta una serie di collegamenti, in background, oppure comunque dietro le quinte, da parte di non più uno Stato Italia, quindi quello vero sovrano, ma ahimè, magari ci fosse, perché io sono qui per difendere il vero Stato Italia, ma quello sovrano, ma bensì creato, e questo ve lo dico perché tra il 1932 e 1933, quindi tra la prima e la seconda guerra mondiale, di un'azienda. Cioè, qui parliamo di un discorso commerciale, e pertanto, avendo creato questo debito pubblico tramite dei titoli finanziari che vanno all'interno di circuiti finanziari internazionali, si creano dei debiti, tra l'altro anche riconosciuti, perché tra l'altro sono anche cose pubbliche, perché per esempio noi l'abbiamo trovato questi titoli finanziari sui nascituri della penisola italica, anche pubblicati a livello di regione Lombardia, anche confermati a livello internazionale dalla stessa Security Exchange Commission che si trova in America. Quindi c'è tutto una serie di cose che adesso staremo quasi 8 o 2 o 3 giorni per spiegare questa cosa, ma ve la do in piccole, in piccoli semi di consapevolezza. Io vi lancio dei semi, poi voi andateveli a studiare e a ricercare su internet, perché comunque sono dati pubblici. Creando questo debito pubblico, che cosa è successo? È successo che, per quanto riguarda il continuo da questi anni, dal 1932-33 ad oggi, si è creato questo presunto debito, che in realtà invece noi siamo dei creditori, non siamo dei debitori. Anche io, come ex cittadino italiano che lo ero prima, ero un creditore senza saperlo, ma in realtà con l'abitudine e con la consuetudine noi siamo sempre continuiamo a vivere dalla nascita a oggi pagando tasse. Su che cosa? Su un presunto debito che non c'è. Perché? Il perché non c'è? Perché in realtà il debito dovrebbe nascere, se io dovessi parlare di politica, cosa che non ho intenzione di fare, ma magari certo. Penserò e ponderò, perché non è il mio scopo fare politica, ma è quello di aiutare la gente, soprattutto i nativi del territorio italico, è quello di far comprendere che in realtà il debito dovrebbe essere non subito emesso, ma deve essere già pagato all'istante. Cioè, facciamo un esempio: se io devo creare un ponte, ok, per il bene sociale, per il bene della popolazione, che cosa faccio? Dico, ok, mi costa, che ne so, $1 miliardo, $1 miliardo di euro, quello che è. Perfetto. Allora io, Stato sovrano, cerco di essere sintetico e semplice, io, Stato sovrano Italia, non azienda, ma Stato sovrano, stampo della moneta alla quale do un controvalore in oro o in risorse materiali, beni materiali, che li tengo in un cavò, la cosiddetta Banca d'Italia che c'era prima del 1992, ok? Li tengo lì, stampo della moneta e vado a creare e li metto in circolazione pagando chi deve fare questo ponte per il bene sociale, ok? Qui invece tu devi stampi un denaro, non c'è controvalore. E chi è questo controvalore? Qui poi ci poniamo la domanda: non è che per caso sono i nascituri? E qui è un altro discorso ancora. Tu vai a creare un denaro con un debito, lo stampi, e poi magari chi ti è la garanzia sono i famosi labor bond. Vabbè, questo è un altro discorso, che da parte dei nascituri. Bene, creando questo debito che continua sempre a inseguirsi, no? Un po' come i tassi usurai, l'anatocismo, cioè debito su debito, devi pagare il debito del debito, degli interessi, degli avi, gli avi. Ma scusa, intanto, primo, io devo pagare il debito di 3 generazioni fa, come quelli della guerra. Io non li voglio i debiti della guerra, non l'ho fatta io la guerra, tanto per dare un esempio. Ma a prescindere da questo, facciamo finta che sia vero. Dico sempre facciamo finta che, come dice il buon Mauro Biglino, che mi piace quando lui traduce le Bibbie, facciamo finta che il debito sia vero. Bene, facciamo sta premessa e mettiamola da parte. Allora io ho detto ok,
dato che molti ragazzi hanno fatto un gran bel lavoro, perché non è merito mio, vi ricordo che il merito è di tanti ragazzi, migliaia e migliaia di ragazzi che si sono dati da fare, hanno studiato, e io ho preso tutti i puzzle di queste consapevolezze, di queste conoscenze, ne ho fatto un puzzle importante e ho creato che cosa? Ho creato questo. Dopo, da inizio del 2017, ho creato questo. Questo è l'originale del pagamento del debito pubblico, ce l'avete solo davanti a voi. Adesso questo è solo il fronte, c'è un riflesso, scusate perché ho messo tutte le luci, ok? Sta di fatto che è fatto, quindi adesso questa è una copia, così evitiamo riflesso, fronte e retro, fatto in un certo modo. E che cos'è quel foglio lì? Quel foglio lì è una creazione di denaro dal nulla, come hanno fatto le banche, con il quale ho pagato per contanti il debito pubblico italiano. Ma perché? Perché ho creato denaro dal nulla, l'ho versato all'interno del mio titolo che è stato creato alla mia nascita senza il mio consenso, il mio bond della nascita, di cui non so neanche che fine, dove sia depositato, non ha importanza, non mi interessa, l'ho creato, l'ho versato là e ho dato disposizioni tramite il Ministero Economia, Finanze, del Tesoro, il Dipartimento del Tesoro e il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, quindi due uffici ben precisi, e tramite la Banca d'Italia e la sua stessa tesoreria, perché sono due entità diverse, ricordiamo che la Banca d'Italia è una cosa e il Ministero dell'Economia e Finanze è un'altra, ok, ho creato denaro e l'ho mandato a, diciamo, la capostipite di chi dovrebbe gestire tutto il debito pubblico, che è la Repubblica Italiana, quella famosa del cosiddetto sedicente Sergio Mattarella, nel mio caso persona fisica e sedicente, ma io non l'ho mandato a Sergio Mattarella, io l'ho mandato alla veste funzione del Presidente della Repubblica, quello dello Stato vero che io dovrei avere a che fare, ma ahimè oggi non c'è. L'ho preso, l'ho mandato, e uno mi dirà: ma Andrea, ma come hai fatto tu a creare il denaro da nulla? Perché la domanda è lecita, è normale. Bene, siccome questa cosa è già nata nei primi del 2017, la creazione di denaro da nulla da parte dei cosiddetti cittadini, che cosa è successo? Io già sapevo, come lo sapevamo già in tanti, che la Banca d'Italia, appena è stata scoperta e non ha potuto dichiarare e comunque mettere una pezza, un tappo su quello che era la creazione di denaro da nulla, quindi di moneta scritturale che fanno regolarmente le banche a livello di di mutui, di finanziamenti che fanno regolarmente ai cittadini ignari. Che cosa è successo? Dopo che abbiamo scoperto tutto questo passaggio, la Banca d'Italia ha fatto che cosa? Si è dato scusate il termine, magari sbaglio, una sorta di karakiri. Perché? Perché intanto nella commissione del Senato, che è stata una congiunta della Camera Senato, che è stata fatta il 17 gennaio del 2017, dove l'onorevole Alessio Mattia Villarosa della Commissione Finanze ha fatto delle domande, diciamo così, trabocchetto, diciamo domande alla Mike Buongiorno, perfetto, diciamo delle domande alla Mike Buongiorno, dove chi era dall'altra parte, in quel caso il dottor Barbagallo, ok, al quale ha dovuto rispondere Gianluca Trequartrini della Banca d'Italia, la domanda è stata, ma indirettamente, non ve la dico tutta perché il discorso lo troverete anche nel video di YouTube che abbiamo conservato come prova forense, sia il video e sia l'email in risposta, che è questa qua, di 3 pagine. Quindi questa è una prova forense che io conservo gelosamente, come molti altri ragazzi, non più cittadini italiani, poi ve lo spiegherò il perché, anzi ricordatelo, ok? In cui il caro Gianluca Trequartini risponde all'onorevole Maria Rosa, onorevole Villarosa, e in maniera molto semplice e esplicita conferma indirettamente che il denaro creato da nulla lo fanno tranquillamente le banche. Perché? Certo.
perché non c'è la legge che lo vieta. Quindi quando si dice: ma Andrea, ma tu hai creato denaro, hai pagato debito, il presunto debito pubblico degli italiani, così non hai violato la legge? No, perché non c'è la legge che lo vieta. È diverso, perché se facessero la legge dovrebbero sparire tutte le banche. Quindi due prove forensi. La prima è il video della Commissione Finanze, che tra l'altro nel pagamento del debito pubblico italiano è citato, con anche la prova forense, perché vorrei vedere qualcuno, anche un giudice, che mi venga a dire se questo è falso. Anzi, mi deve confutare il contrario. È illegittimo o è illegale? Non c'è legge che lo vieta. Anzi, tra l'altro, il Tribunale di Bolzano, in un'ordinanza del 6 settembre 2016, che ha reso nel ruolo generale 216/2014, insieme al Tribunale di Cremona con l'ordinanza del 31 marzo 2017 e l'RG 2144/2016, conferma quanto io sto dicendo, che puoi creare il denaro da nulla perché non c'è la legge che lo vieta. Ok, quindi facciamo un piccolo riassunto magari per quelli che si sono arrivati ultimamente. Allora, tu sei una persona, giusto, per che sono un nativo, correggiamo, facciamo una cosa, okay. Non mi chiamare più persona, mi chiami un nativo. Nativo, se vuoi anche un indigeno, chiamami indigeno, mi piace di più. Va bene. Sono un indigeno nativo italico, facciamo così. Va bene, tu sei un indigeno nativo italico che hai rifiutato, hai scoperto che c'è una certa truffa che ha a che fare con l'atto di nascita e hai fatto tutte le tue carte per rifiutare quell'accordo che c'è e quindi sei diventato non più italiano. Io ho recusato la cittadinanza italiana come previsto dall'articolo 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tra l'altro nella versione inglese e non nella versione italiana perché c'è un errore di traduzione e questa poi ve la spiegherò. Io cosa faccio? L'ho recusata e in quel modo, non essendo più cittadino italiano, posso creare denaro dal nulla. E quindi tu hai i tuoi strumenti e hai seguendo, o anzi non seguendo le leggi, diciamo, senza andare contro nessuna legge nazionale e internazionale, hai creato dei soldi, come fa la BCE, come fanno le banche, con lo stesso sistema più o meno. Esatto. Anzi, ti sento un tuo riverbero, non so perché. Ok, mi senti adesso? Sì, io ti sento bene. Perfetto, io ho solo un piccolo riverbero tuo, ma non è un problema. Ok, volevo dire che io ho creato denaro da nulla perché praticamente dopo che l'ho fatto, come ne abbiamo fatti altri per salvare dalla gente direttamente dal suicidio, perché ci sono un sacco di ragazzi che sono venuti da me, ormai erano al limite, quindi per evitare che certa gente, uomini e donne, si levassero la vita perché non riuscivano a pagare le tasse, sono venuti da me e abbiamo anche pagato quei debiti presunti nei confronti di banche che hanno a loro volta fatto dal nulla. Quindi come le banche hanno creato dal nulla i finanziamenti originali, noi dal nulla li abbiamo ripagati con la stessa moneta. Perfetto. Quindi siamo anche in onore, non abbiamo violato le leggi, tra l'altro ci stiamo difendendo in tantissimi. Ecco, ma quello che ti volevo dire è che è una cosa importante che dimmi. Volevo farti notare che dopo che da gennaio 2017, grazie a molti, perché adesso io di alcuni non posso fare nome finché non mi danno consenso, però un avvocato e un esperto anche a livello monetario, molti sanno di chi sto parlando, però io li accenno solo come figure, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un certo tipo di lavoro. Io l'ho rivisitato nella mia esperienza delle leggi sia di mare che di terra, sia nelle leggi canoniche, sia nelle leggi dell'ammiragliato marittimo e anche dal punto di vista di UCC, quindi Uniform Commercial Code, quindi leggi di mare anche americane, tramite che si registra a Delaware o Washington, tramite le leggi della Common Law, tramite le leggi dell'Universal Postal Union, quindi con leggi di ammiragliato e tanto di ottimizzazioni su tutte le leggi del pianeta, ok? L'ho rivisitata e ho creato questa, ok? Rispettando anche le leggi canoniche. Ora, che cosa è successo? La Banca d'Italia
si è tirata, chiamiamola così, si è incartata, scusate il termine, perché? Perché ha creato una comunicazione, ve la faccio vedere, è creazione di moneta scritturale dai parte dei cittadini. Questa qua l'ha fatta verso, mi pare, giugno-luglio 2017, dovrebbe essere primi di luglio 2017. E che cosa ha scritto questa, tra l'altro questa comunicazione è già strana, perché non è mai successo, io ho parlato con gente esperta che monitorizza la Banca d'Italia tutte le volte, non è mai successo che la Banca d'Italia facesse, già qui vi fa capire un sacco di cose, nel sito ufficiale un singolare avviso pubblico bizzarro, perché non c'è riportata né la data né la firma di qualcuno di questa comunicazione, e addirittura ho un qualche riferimento di un qualche ufficio interno, già questo vi fa capire la cosa strana. E che cosa dice questa comunicazione, che è creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini? L'ho evidenziato in giallo, cittadini, ma io non sono cittadino quindi già da lì in poi non me ne frega più niente, ma facciamo finta che sia vero, faccio come Biglino, facciamo finta che io levo quella parola cittadini. Più avanti sotto, che cosa fa la Banca d'Italia? Dice l'abusiva emissione di moneta elettronica e l'abusiva prestazione di servizi e pagamenti costituiscono un reato, premetto per i cittadini. Ma facciamo finta che anche con la parola cittadini non ci fosse, anche fosse per i nativi indigeni italici come me. Intanto io non ho fatto emissione di moneta elettronica, quindi in base all'articolo, scusate un attimo, dobbiamo fare un attimo qua. Favarin, chiudi un attimo la questione, chiudi un attimo, sennò ti si inseriscono un po' di ragazzi. Allora, mi senti, Fabrizio? Sì, sì, ti sento, perfetto. Okay. In base all'articolo 131 bis e 131 ter del testo unico bancario, io non ho violato nulla, io non ho violato nulla di tutta sta roba qua, anzi è proprio per quello che ti dico, guarda che io ho creato denaro, quindi non ho fatto emissione di moneta, che è ben diverso. Emettere moneta vuol dire emetterla perché qualcuno l'ha creato, quindi io l'ho creata, non l'ho emessa, altrimenti farei la banca. E poi l'abusiva prestazione di servizi, io non ho fatto un bonifico, non ho fatto un assegno, io ho pagato per contanti, come il bitcoin, non so se mi sono spiegato. Quindi, cara la mia bella Banca d'Italia, Banca d'Italia, che cosa ti sei tirata la zappa sui piedi? Ma sapete anche perché se l'ha tirata la zappa sui piedi? Perché già con una comunicazione di quel genere dico, ma intanto dobbiamo individuare una cosa, il tuo potere, caro Banca d'Italia, tu hai un potere assunto, ok, da anni, cioè stiamo già contestandolo questo potere. Scusate, mi sono segnato tutta una serie di cose da dirvi, se no mi... Intanto c'è una cosa che devo capire, quello strano, chiamiamolo così, divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Praticamente la Banca d'Italia ormai lavora direttamente con la BCE, quindi chi è che difende gli interessi nazionali? Ditemelo voi, perché ci abbiamo due strade diverse. Non solo, ricordo che la Banca d'Italia era Banca d'Italia, poi è diventata Banca Italia con la KSPA dal 92-93. Ora, una Banca d'Italia che assume delle decisioni ed è completamente staccata dal Ministero del Tesoro, c'è qualcosa che non va, e lo vediamo tranquillamente, sapete dove? Intanto dal fatto che chi è che ha consegnato la sovranità monetaria da Banca Italia alla BCE? Ma queste consegne chi le ha fatte? Chi le ha autorizzate? Qui c'è alto tradimento nei confronti dello Stato sovrano. Non c'è scritto da nessuna parte che la stessa, cioè la Banca d'Italia, fosse stata autorizzata a farlo. Se c'è qualcuno me lo faccia vedere, perché io lo denuncio per l'altro tradimento nei confronti dello Stato Italia, dello Stato Italia italico sovrano, non di un'altra azienda, io parlo di Stato sovrano, quello reale, quello vero, quello che voglio io, quello che mi aspettavo io ci fosse, io lo voglio vedere. Altra cosa, l'articolo 1 della Costituzione italiana, dico sempre della vostra Costituzione e me, perché prima era la mia, adesso è la vostra, recita che la sovranità appartiene al popolo. Ora,
Il popolo sì, può dare delle istituzioni per amministrare ciò che è suo, quindi anche il denaro e la Banca d'Italia, quella del, prima del 92 per il 93, ma tutto ciò che gli dà in amministrazione è suo, è del popolo e rimane del popolo. Quindi certo, tu non puoi cedere quello che è del popolo alla BCE. Chi cazzo ti autorizza? Scusate il termine, che poi a me mi partono queste cose e poi mi incavolo sta roba qua. Questo è alto tradimento nei confronti non solo dei cittadini italiani ignari, ma proprio della sovranità completa italica, dove io, i miei avi, mio padre lavorava, mio padre faceva il cameriere, lavorava anche per prendere 4 lire, mio nonno ha fatto la guerra, i miei hanno lasciato sangue per lo Stato italico sovrano. Invece cosa vado a scoprire? Che l'hanno tradito, hanno tradito anche le mie generazioni, i miei hanno fatto atti eroici e io ne ho fatto un altro ancora, quello di pagare il debito pubblico presunto. Ma qualcuno ti ha risposto, scusami Andrea, qualcuno ti ha risposto? Sarò tutte le risposte, certo. E poi un'altra cosa, aspetta. Chiunque poi ha delle domande può incominciare a scrivere qua sulla chat, così sia io che Andrea le leggiamo e possiamo rispondere, perché questo è proprio un faccia a faccia. Sì, allora faccio un po' il microfono, vedo che qualcuno, ma io devo urlare perché ho questo microfonino, più di questo non posso fare. Allora, quello che volevo dire è che la Banca d'Italia, quindi chi amministra, non ha il potere di cedere a sua volta l'amministrazione. Quindi in poche parole, la Banca d'Italia, quando prima faceva le monetine, cosa ho scritto? Che la legge punisce chi spacciava e duplicava monete. Fabbricatori. Esatto, adesso non c'è più scritto. Poi c'era il cassiere, il governatore, c'erano le firme, bello preciso. Adesso c'è una sigla che non si sa chi cazzo è, non c'è neanche il titolo, e c'è il copyright. Oh! Allora io mi faccio i buoni, che ne so, prendiamo i buoni da McDonald's, dico McDonald's per dire, Seluga, Coop, quello cazzo che volete voi, vi prendete i buoni di un supermercato, li facciamo circolare in tutta la penisola e gli diamo valore, è la stessa cosa, hanno sempre il copyright, ma di che cosa stiamo parlando? Scusate, poi a me mi partono anche un po' di parolacce, me le dovete concedere perché ho troppo incazzatura addosso e tutta energia che devo buttare via, lo so, mi dicono Andrea, cerca di non essere... Stai tranquillo. Guadagni tanti punti. Io per ora non li voglio più guadagnare i punti, mi sono rotto i coglioni, scusatemi, ne ho le palle piene, sono proprio stufo, perché sono stufo di vedere un sacco di cose. Adesso finiamo questa cosa qua che vi dico. Altra cosa, vi ho appena detto che la Banca d'Italia non poteva avere l'autorizzazione a cedere alla BCE, quindi non c'è scritto da nessuna parte che era autorizzata a farlo. Non solo, si è cambiata da Banca Italia nel 92 a Banca Italia SPA con la K nel 93. E già lì segnatevelo a questo punto, che vi devo dire un'altra cosa su questa cosa. Allora, già che questa cosa è una materia molto grave, cioè il fatto che la Banca d'Italia sia incartata, perché? Perché l'attività che dovrebbe fare la banca ordinaria è quella di prestare del denaro, e tale attività però è ingannevole. Perché? Perché prestare denaro, cosa vuol dire la parola prestare denaro? Vuol dire che tu hai del denaro e lo presti, ok? Ma se tu presti denaro e le banche non ce l'hanno, e fanno, cosa fanno? Prestano dal nulla, non hanno nulla. Ecco la creazione del denaro, della moneta scritturale dal nulla. Cioè tu arrivi, vai in banca e dico ok, voglio un mutuo, perfetto, devo comprare la casa, perfetto, quanto hai bisogno? 100.000, fanno le loro indagini, 4 cose, ta ta ta, clic, ti mettono nel conto. Scusa, e da dove l'hai preso quei soldi? Dov'è il controvalore? Come hai fatto ad averli? Ok, per prestare si dovrebbe prima avere. Certo. La banca non presta denaro proprio, né quello dei depositanti, perché loro ci giocano su sta cosa. Loro direbbero sì, ma noi usiamo il denaro di quelli che ce l'hanno depositato, quindi presta quello che ha, dimostramelo. Ma ci andiamo anche a questo punto. Ogni erogazione di finanziamento, prestito e mutuo, la banca commerciale crea letteralmente denaro dal nulla.
ma proprio ok. E io sono disposto, e l'ho già fatto in vari procedimenti, anche davanti alla giustizia, in molti procedimenti nei confronti di chi vuole portare via le case e quant'altro, in cui vado a chiedere la nomina di un CTO, di un tecnico d'ufficio, che vada a verificare quanto io ti affermo, fino a prova contraria. Ora, questo denaro che viene creato da nulla si chiama euro scritturale, che non è creato né dalla Banca d'Italia o dalla BCE, perché quelle due parlano di euro legale, non di euro scritturale. Sono due cose ben diverse. Quindi, questo avviso pubblico, mi ci pulisco il naso, per non dire qualcosa d'altro, tra non è firmato, non è, non si sa l'ufficio, ma di che cosa stiamo parlando? Scusate se tengo sto microfonino così. Ora, stando alle parole che ha scritto la Banca d'Italia, che adesso ve le vado a prendere, perché l'hanno scritto loro, non l'ho scritto io ti osservo, sono un osservatore, come da direttiva Ares dell'ONU, e sono anche un ispettore ONU, come lo siete tutti e non lo sapete. Questo è interessante, poi ci spieghi. Ci arriverò, avremo ore e ore da fare queste cose. Allora, la questione è, come scritto nello stesso avviso pubblico della Banca d'Italia, sulla base della normativa internazionale e nazionale, l'unica forma di moneta legale, ossia dotata di potere di estinguere le obbligazioni in denaro, è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea. Va bene, sono d'accordo, perfettamente. Parliamo di euro legale, non di euro scritturale, sono due cose diverse. Scusa cara Banca d'Italia, ci hai provato a mettere un tappo, una toppa in questa cosa qua, ma questa toppa non gli è funzionata come doveva. Non so se mi sono spiegato, perché stando alle loro parole, della stessa Banca Italia con la K, tutto il denaro scritturale, cioè il 98% del denaro in circolazione, quindi escluse le banconote che sono create dalla BCE, non è moneta legale e quindi non è dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro. Non so se mi sono spiegato. Quindi io vado, prendo un mutuo, mi danno dei soldi che non sono legali e li restituisco con soldi legali. Non solo, in realtà quello che tu fai è che diventi schiavo. Ora, certo, quando hai capito che loro te l'hanno dato in uno, allora io ti ridò la stessa identica moneta. L'hai fatto euro scritturale e io ti ridò l'euro scritturale. Ora, siccome tutto il debito pubblico, la maggior parte, il 98%, è fatto così, e tra l'altro è sempre interesse di interesse, allora abbiamo pagato, facciamo anche noi la stessa cosa. Non solo, la Banca d'Italia, tra l'altro ricordo che c'è un anonimo redattore di questa comunicazione della Banca d'Italia, è anonimo, già di per sé è illegale e illegittimo. Certo. Allora, se questo anonimo redattore, chiamiamolo così, pensava di mettere una toppa alla situazione, invece ha scritto che il meccanismo di creazione di moneta scritturale da parte del singolo cittadino intenderebbe replicare la cosiddetta moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche o da altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento, assegni, bonifici e debiti. Cioè, oltre a farsi la toppa, si è anche fatto karakiri scrivendo queste cavolate qua. Cioè, perché... Allora, io non parlo, come ho detto prima, di emissione e di prestazioni di servizi, ma abbiamo fatto creazioni e pagamento. Quindi se questa comunicazione, anche questo anonimo, pensava di risolvere la cosa, si è tirato caracchini, perché ha affermato e ha confermato l'inciuccio bancario che hanno fatto per anni. Quindi ha detto esattamente quello che diciamo anche noi, cioè la verità. Solo che non poteva dire no, tu non puoi fare l'euro scritturale, non puoi crearlo. In realtà ti sei contraddetto, hai detto che per il testo unico bancario non puoi creare emissione di monete, non puoi fare prestazioni. Ma qui nessuno ha fatto di questo, ha fatto invece creazione e pagamento per contanti. E nel caso dell'euro scritturale abbiamo creato dal nulla, come l'hai fatto tu, senza avere dei fondi in controvalore. Noi abbiamo un controvalore, cioè quello dei nostri bond alla nascita, ma le banche, che dovrebbero avere i soldi versati da parte dei suoi clienti, non ce li ha. Anzi, con quel poco va a creare dei volumi esagerati. Adesso però cerco di essere più sintetico per non entrare troppo nel dettaglio tecnico. La sì, toppa peggiore comunque qual è? È che si è aperta, chiamiamo una voragine, va bene,
Infatti, se fosse vero che la legge disciplina la prestazione di servizi di pagamento, è pur vero che i cittadini si sono creati la moneta scritturale e non hanno, come ho detto prima, fatto nessun servizio di pagamento. Servizio di pagamento, ma hanno fatto un pagamento per contanti. Ah, ma hanno solo creato moneta, ed è quello che ho fatto io, come abbiamo fatto in molti. Ma parliamo non di cittadini italiani, perché il cittadino italiano, per fare una cosa di questo genere, ha bisogno di un legale rappresentante e ha bisogno di qualcuno con gli attributi così. Ora, chi è fuori dal sistema, come i trustee, i legali rappresentanti, i sovrani o comunque gente che è uscita e è arrivato a livelli anche di consapevolezza superiore, le cose sono completamente diverse. Quindi in base alla tua scelta tu lo fai. Io ho fatto un gesto per alto scopo umanitario, perché non c'è nessuno scopo di lucro, questa è una cosa importante, per alto scopo umanitario ho creato questa cosa. Ho fatto il mio atto, spero che rimanga storico per sempre. Io voglio solo il bene del mio paese e, dei miei compaesani, della popolazione, e di altre cose non è che avrei da dire, se non il fatto che, nonostante quello che vi ho appena detto, e vado a prendere un attimo le sentenze, quello che vi ho già detto prima, ok, è arrivata, come io ho già comunicato a molti, quindi questo è il pagamento. L'hai fatto il 28 di agosto. Allora, giusto? Questo è stato fatto da me il 28 agosto 18. Ok. Anno 18, poi ve lo spiego il perché dell'anno 18 e non dico più 2018 anno domini. Ed è, fa 5 funzioni. 1, è una notifica di cortesia. 2, è un affidavit, un'affermazione di verità giurata. 3, è un atto notorio. 4, è un'istanza di accesso al mio bond finanziario internazionale, che non so dove l'hanno nascosto a livello in tutto il pianeta, in tutte le borse, non so dove è finito. Ed è una disposizione di accredito di pagamento a saldo per contanti. Quindi 5 funzioni, come il numero della giustizia, 5. Per alto scopo umanitario ho pagato, l'importo è qua, se si vede, non lo so, comunque sono... No, non si legge. Vabbè, 2.323 miliardi e 282 milioni di euro. Mi ha detto qualche ragazzo che mancano 4.000 euro, vabbè, faremo in modo di far arrivare qualche bonifico di un euro a testa, se siamo in 4.000, gli mandiamo il saldo finale. Quindi dal 28 agosto, ratificato... verso subito dopo era, aspetta, guarda la data, 31 agosto 2018, ratificato con data internazionale, è chiuso il debito, è finito. E qualcuno ti ha risposto? Eccola qua. Ma non a me. A chi? Sapete, perché a me non hanno risposto, quindi per me è pagato. E c'è scritto, a livello internazionale è pagato, se non confuti niente, è pagato. E quanto deve passare per essere pagato? No, no, due giorni. Due giorni dalla ricezione ti ho pagato, e contanti, non è un assegno, non è niente, due giorni da ricevimento della PEC, perché non viene mandato in originale ma solo con moneta digitale, quindi con la PEC viene utilizzata la PEC. Visto che a noi in Italia Berlusconi ha inventato questa cosa fantastica, con cui siamo gli unici, scusate termine, tra virgolette, coglioni che abbiamo la PEC, vabbè, usiamola, siamo un po', sono un ignorante, perfetto, userò lo strumento da ignorante. Beh, in America è legale l'email normale, non serve con la PEC. Esatto. In America è legale al normale, basta fare lettura ricevuta di ritorno, anche solo lettura ricevuta, no, qua si devono inventare, ma lasciamo perdere questa cosa, facciamo finta che sia vero, diciamo sempre facciamo finta che sia vero, perché io non sono un avvocato, io sono, casomai potete dirmi, oggi un giuriconsulto, cioè, ma veramente con la mia preparazione, perché mi sono messo a studiare, ho fatto anche un dottorato in farmacologia, ho fatto un sacco di cose, ma sta che il fatto che questa cosa è importante. Allora, io ho pagato, ho mandato le mie PEC, l'ho mandata alla Repubblica. Perché? Perché non potevo elencare tutti i codici fiscali del debito pubblico, come tutte le banche del debito pubblico, ma ho dovuto mandarlo a, si chiama headquarters, quindi non alla filiale ma al capo centro, che è la Repubblica Italiana, quella con la U, dove c'è, nella veste e funzione del Presidente della Repubblica, sempre che sia quello vero, perché quello è illegittimo, e tra l'altro per me è sconosciuto e sedicente, cosiddetto Sergio Mattarella,
persona giuridica, quindi nome e cognome alternato, ma questa è un'altra cosa ancora. Bene, l'ho mandato, a me non hanno risposto. Ai ragazzi in tutta la penisola che hanno ratificato, cioè hanno riconfermato il pagamento scritturale con la PEC, che l'hanno fatta tutti, perché io attualmente questa cosa qua purtroppo non la posso ancora divulgare, per un semplice motivo: perché in mani sbagliate di gente inconsapevole può creare dei danni a loro, non a me o agli altri, a loro, e la cosa mi dispiacerebbe alquanto, quindi devo evitare che qualcuno si faccia male, ma per il fatto che non è consapevole, non conosce come funziona lo strumento. È come dare un Lamborghini a un appena patentato: tu gli dai un Ferrari, no, gli fai fare degli scalini per guidare una macchina ad alta velocità. Allora, fatto questo, tutti i ragazzi che mi conoscono e sanno già come funziona lo strumento e sanno benissimo tutto il loro ciclo di funzionamento hanno ratificato la stessa cosa che ho fatto io, cioè hanno riconfermato il pagamento, ma in tanti, quindi è come una notifica che poi viene ratificata a livello di penisola. A una ragazza, dico ragazza anche se c'è una certa età, il Dipartimento del Tesoro ha risposto, qua. Oh wow. Lunedì 17 settembre 2018 alle ore 16:17. Ve la leggo, adesso non so se si legge, però intanto ve la leggo. Leggi. La PEC così pervenuta alla casella di posta elettronica del Dipartimento del Tesoro non può essere trattata, già non mi piace davanti, non può essere trattata per mancanza di elementi necessari all'assegnazione. Quali? Punto. Aspetta, no, punto. Poi, ciò non esclude che agli altri indirizzi destinatari possano avere gli elementi necessari alla trattazione. Di che cosa stiamo parlando? Ma perché a me non mi rispondi? Ehi, ragazzi, che vai, gli scrivi. Fantastico! Ho trovato il tappo? Ho allargato il buco? C'è una voragine. Aspetta. È una voragine. Gli è arrivato come un boomerang. Ora, io non ho... Non l'hanno accettato, però. No, no, te la rileggo. Non può essere trattata per mancanza degli elementi necessari all'assegnazione, probabilmente del loro protocollo, non avevano il numero di protocollo, non potevano assegnare, non lo so quello che è. Ma allora di che cosa stiamo parlando qua? Non ho capito. Va bene, no, ci sarebbe... Vai, dimmi. Ci sarebbe una domanda da parte di una persona che è qua presente, che adesso gli apro il microfono, Glauco. Chi è? Glauco Benigni. Io no, devi aprirlo te, Glauco. Eccolo. Glauco, apriamo. Ecco. No, aspetta. Vai, bravo. Vai, ci sei. Non ti sentiamo. Devi selezionare il microfono. No, niente, proprio si sente. Vediamo. Glauco. Niente, devi dare un attimo di pausa. Vediamo un attimo una cosa. Devi... così tanto che attivi il microfono. Sì, seleziona il microfono, Glauco. Dimmi, allora, Andrea. Allora, facciamo una cosa, Fabrizio. Finisco un attimo questo discorso qua. Sì, quindi non dicono che non la possono trattare perché manca qualche cosa. Ma non dicono che cosa. Il Dipartimento del Tesoro, no, il Dipartimento del Tesoro dice che non può trattare per mancanza di un elemento necessario all'assegnazione. Magari è una cazzata, magari vuole che si scriva, che ne so, il nome e il cognome in alternato, magari vuole un protocollo. Sono stupidaggini, sono luci per le allodole quando vai a caccia. E quando poi dici in fondo ciò non esclude che agli altri indirizzi destinatari possano avere gli elementi necessari alla trattazione, vuol dire no, guarda, intanto già così è confermato che l'hai ricevuta e già io sono contento. Secondo, che dici io me ne lavo le mani. Oh, come te ne lavi le mani? Qui non te ne devi lavare le mani, qui ti devi assumere le responsabilità. Qua noi dobbiamo salvare la gente dalle morti, dai suicidi, dalle scie chimiche. Lo sapete che la NASA ha confermato che spruzzano il litio? Sì, vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma adesso... io voglio salvare tutti, non ce n'è. No, ma viene. Allora salviamo il popolo. Finiamo questo, scusa, sennò vado fuori. Esatto. Stiamo tranquilli e guardiamo quello che fammi continuare un'altra cosa. Esatto. Allora, con questa premessa,
Quando hai capito l'inganno delle banche, hai capito come aiutare la gente che si ammazza per lavorare. Gli agricoltori, gli allevatori, gli impiegati, i dipendenti, gli operai. Di cosa stiamo parlando? Beh, adesso senza debito pubblico come minimo risparmiamo, mi sembra, 80 miliardi all'anno di interessi solo che paghiamo. Tanto guarda, io sono già contento di avere solo casa mia con le mie piantine di frutta, i miei alberelli, il mio piccolo orto, io sono a posto, a me di tutto il resto non me ne frega niente, purché la gente viva bene. Certo. Ok. Capisci che non so come dire. Beh, ma lo sappiamo che però le banche non stanno facendo le cose reali, i loro bilanci sono falsi, non seguono le normative. Questo allora, lo sappiamo. Il problema è che continuano. Andiamo davanti alla giustizia. Ci sarà prima o poi qualcuno in giustizia in onore pulito e non corrotto. Ma il ora problema... ti sentiamo, Glauco. È arrivato? Sì, è arrivato. Sì. Allora, yeah. Buonasera signori e signore. Buonasera a te, Glauco. Glauco, da dove chiami? Salve Andrea, io sono a Roma. Fai un minimo di presentazione, Glauco. E tu dove sei invece? Perché io ho perso i primi 5 minuti e... No, vabbè, di dove sono io non ha importanza, sempre di questo pianeta Terra. No, dove sei? No, di dove sei? Dove sono? Adesso sono nel mio ufficio. Non è che stato. Dimmi tu, Glauco, di dove sei? Dove vivi? Sta? Come ti chiamano? Glauco e dopo? Dove sta il tuo... c'è scritto. Dove sta il tuo ufficio? Beh, il mio ufficio sta dove abito io, vicino a Casale Monferrato. Ah, ecco, pensavo che tu stessi fuori dall'Italia. Sei in Italia? No, io non sono in Italia, io sono nella penisola italica, è diverso. Vabbè, d'accordo. No, non è d'accordo, è un disaccordo. Io sono nella penisola italica e così comprendi anche qual è la differenza. No. La comprenderai, ti auguro di vederla più presto. Vabbè, perché lui non ha altre informazioni. Intendiamo le cose semplici. Glauco, cosa fai tu e qual è la tua domanda? Io faccio il giornalista da tanti anni, poi con Fabrizio ci conosciamo perché abbiamo fatto parte della stessa associazione, anzi forse ne facciamo ancora parte. Sì. Poi io ho intervistato Marco Sabba, parlo con Marco Sabba. Parlo con un sacco di gente, però sinceramente Andrea, io so, è mezz'ora che ti sto a sentire, non ho capito niente. Vabbè, può succedere. Ma da chi dipende però? Perché ma io... guarda, sicuramente io ho la mia consapevolezza e la mia preparazione tecnica. A livello di dati allora, tecnici ormai li ho visionati tutti. Ma tu vuoi farti capire o vuoi fare una cosa? No, io mi sono già fatto capire bene. Anzi, se vuoi te la faccio ancora più semplice. Perché magari, più... magari. Guarda, è semplicissimo. Però allora, l'essere umano, guarda, te la dico in due parole. Senti, questo è un faccia a faccia, non è un comizio. No, no, tranquillo, tranquillo. Guarda. Allora, secondo me. Secondo me, tanto io vorrei capire chi c'è, chi è Lu 4, Natale Spinella, Maria Luisa, perché di vabbè, qui non è che da fare i nomi, sono ragazzi, ognuno boh, voglio so. Capire, non posso capire, cioè non ho capito. Andrea, sta calmo, ti prego. Vabbè, io sono trasparente, ti dico. Vabbè, ho capito che sei trasparente, ma mica non sto chiedendo niente di strano, non so chi c'è, non so quanto. Però scusa, io sono molto tecnico, se tu mi fai una domanda io ti faccio una risposta, quindi tu mi hai detto non ho capito niente e io ti rispondo semplicemente, ok? Allora non hai capito niente, io ti sto rispondendo in maniera semplice. Allora, il pagamento di euro scritturale fatto da un essere umano fuori dal sistema che va in curatela di un legale rappresentante dentro nel sistema e viene presentato tramite un soggetto giuridico che è una finzione giuridica del tuo cosiddetto uomo di paglia, punto. E con quel sistema, in 5 azioni dirette su un pezzo di carta digitalizzato, tu puoi pagare qualsiasi cosa. Questo mi fa molto piacere, guarda, io non vedo l'ora di diventare operativo in questa area. Già con Marco abbiamo fa
Esatto. Io conosco bene Marco, ci siamo anche lo so, perché lo hai non citato, lo so che lo... Beh, io per una questione di privacy, finché non mi... Ma che questione di privacy? Qua stai dicendo delle bombe atomiche, poi adesso... Ma io no, mi hanno chiesto di privacy. Dai, su. No, io non le faccio, perché se nessuno mi dà consenso, io posso nominare... Va bene. Le faccio. Poi se tu lo vuoi nominare, lo nomini tu. Va io bene. Siccome ho avuto già un faccia a faccia con lui, e purtroppo era solo in monodirezionale la sua comunicazione, io non ho altro da dire. Io gli ho dato merito. È uguale, Andrea, questo è uguale. No. La tua è una comunicazione... No, ma ti faccio parlare. Te lo posso assicurare io. Va bene. Cioè, io, ragazzi... Però torniamo al dunque. Adesso, sì, cioè, fammi la domanda e io ti rispondo. La domanda è: io vorrei intanto, ho perso l'introduzione, cioè mi sento, sono arrivato in corso d'opera in mezzo. Allora, la domanda, io vorrei capire una cosa intanto. Sì, la prima cosa che voglio capire è: dimmi, da quanti anni va avanti questa storia che tu ci stai raccontando? Aspetta un attimo. Se vuoi facciamo una domanda e una risposta, così la chiudiamo subito. Quale storia? Vuoi fare un elenco? Beh, no, volevo fare due o tre domande, ma va sì, bene. Dammi tempo di risponderti subito, perché io sono in tempo reale. No, vorrei circoscrivere, non da quanto tempo va avanti nella scala mondiale, vorrei capire qual è l'inizio, il debutto di questa storia sul territorio in Italia, che insomma, in Italia. Vuoi la risposta? Posso? Prego. Allora, giustamente, come l'hai citato tu, da quando questi signori, quindi questo esperto in moneta più un avvocato, di cui io ancora non faccio il nome, se vuoi li fai tu. No, da quanto tempo va avanti l'emissione di euro scritturale, da quanto tempo va avanti il fatto che si stampa... Vuoi la mia risposta o vuoi che chiamiamo un giudice, nominiamo un CTU, un tecnico di ufficio presso quasi tutti i tribunali della penisola? Va bene, Marco. E ti do le motivazioni. No, ma te lo dico anche. Io li ho i dati, non si scappa. Io ti posso far sì che metterò in crisi tutti i giudici di tutti i tribunali, perché inizierò a chiedere semplicemente la nomina di un CTU che vada a verificare intanto l'illegittimo prestito in Italia di denaro creato con un click, che a mio avviso è dal 1992-1993. Ah, quindi dal 92-93. Certo. L'altra domanda è: dai, in occasione di quale, diciamo, evento storico è potuta debuttare una pratica del genere? Guarda, se tu... Io cerco di mettere ordine, non è... Ma guarda che io lo so perché tu vuoi mettere ordine, ma siccome io conosco bene chi vuole sapere tanto, io sai quanta gente vuole sapere un sacco di cose, tranquillo, nel momento in cui nomineremo, quanti sono i tribunali e le procure in tutta Italia? 140, 150 mi pare, perfetto, ti dico già che avrai la tua risposta nel momento in cui manderemo 140, 150 richieste in 150 in altrettanti procedimenti civili nei confronti delle banche presso davanti a dei giudici, in cui chiederemo la nomina di CTU di ufficio alla fine di verificare il denaro prestato, quindi l'illegittimo prestito in Italia di denaro creato con un click anziché raccolto dal pubblico. Lì troverai la tua risposta. Nel caso della banca, lo sai, dimmelo. Scusa, come lo so? Io lo so, ma io e te non ci conosciamo, però ti dico già quali sono le richieste. Nel caso la banca non fosse in grado di dimostrare... Sarà un dato pubblico. No, scusate, mi è arrivato un messaggio di... Aspetta un attimo. Allora, primo, quindi andiamo a chiedere la nomina di un CTU presso i tribunali, chiedendo a riguardo dell'illegittimo prestito in Italia di denaro creato con un click anziché raccolto tra il pubblico. Primo, nel caso della banca non fosse in grado di dimostrare la diminuzione della sua cassa riserva alla data dell'erogazione del prestito, ed ma non mi vuoi far capire conseguenza niente. In questo modo di Andrea, sei bravo, non mi vuoi far capire niente. No, tu stai facendo del tutto per non farmi capire niente. No, tu allora, non prendo... Vabbè, non calma, mi fai capire niente. Ti ho fatto
domanda semplice. Glauco. Molto semplice. Ma Fabrizio, ma scusa. Ho capito. Perché... faccia a faccia. Uno gli fa una domanda, gli dà la risposta. Se continua a dire delle cose che io non capisco, non capisco. Che colpa ne ho, scusa. La chiudo, me ne vado. Non no, ma Glauco, scusami, ma perché io ne ho colpa che tu non capisci? Siamo qua per capire. Anche è colpa mia. Assolutamente. Allora, anche io... hai chiamato, hai detto io rispondo alle vostre domande. La domanda io è io mi sono come reso è cominciato chi ha cominciato e tu mi dici lo saprai quando io chiamerò in causa 140 procure. Ma scusa, le banche non è che la risposta è semplice. Dimmelo, no. Come se tu lo sai, dimmi chi ha cominciato. Glauco, stai calmo, banche, anche te Glauco. Andrea, allora mi sembra che tu avevi risposto 92-93 e quindi Glauco dico, voleva sapere che cosa era successo all'epoca. Io voglio solo che lui risponda a 5 domande molto semplici. Quando, dove, come, chi e perché. E poi almeno comincio a capire qualcosa. Perché allora, io non capisco niente e vorrei chiedere agli altri se stanno capendo. E se hanno bisogno di un chiarimento. Io capisco perfettamente. Bene, Leonardo, benissimo. Mi puoi rispondere? Io capisco perfettamente. No, ci vuole troppo tempo perché non sei in grado di farlo. Semplicemente ascolta e basta. Non devi fare domande, devi ascoltare e imparare. Benvenuto qui, Leonardo. Siamo qua per capire. Imparare. Non conosco neanche chi è Leonardo, quindi abbi pazienza. Io non conosco neanche chi è in linea. Io sto dicendo. Leonardo, io lo conosco. Io mi sono occupato un po' di Popolo Unico, eccetera. Conosco un po' lui il codice marittimo, eccetera, eccetera. Quindi io no. È abbastanza complesso. Quindi dovresti un attimino informarti, ma non è che puoi bombardare di domande. A bombardare, ho fatto due domande, bombardare. Sì, ma la risposta che tu vuoi. Ho detto quando è cominciato e chi ha cominciato. Basta. Allora, Glauco, ti sto rispondendo, guarda. Allora, tu mi hai chiesto per il discorso dell'euro scritturale chi ha iniziato. Allora, io ti sto dicendo, dal 92 93 è iniziato. In realtà è iniziato già molto tempo prima. Se vuoi possiamo anche andare agli albori. In Italia. Da quando li hanno create le banche, se vuoi, da quando è stato creato il sistema della moneta. Ma c'è un sacco di documentazione a tua disposizione. Staremmo quasi 8-16 ore solo a parlare di questa risposta. Cioè la moneta scritturale, fammi capire Andrea, la moneta scritturale è incominciato a essere creata da quando esisteva all'inizio finché c'era il collegamento con l'oro, no? Allora, io ti dico, in base a dati tecnici che si sono scoperti, si sono stati trovati, si è già arrivati più o meno tra il 92 e il 93, in cui si va a chiedere il perché. Ecco perché diciamo, cara giustizia, fatti sotto con i tuoi procuratori, con i giudici, a nominare dei CTU tecnici che ti daranno un sacco di relazioni. E lì ci vorrebbe un'investigazione, va bene. Esatto, ci vuole anche dei fondi e quant'altro, spese. Ma sta di fatto che la domanda è questa: per avere una risposta bisogna fare una dichiarazione fino a prova contraria, cioè io dichiaro una cosa e tu mi devi dimostrare il contrario. Quindi io ti dichiaro che se la banca non è in grado di dimostrare la diminuzione della sua cassa riserva alla data di erogazione di un prestito, ed essendo di conseguenza in questo modo dimostrato l'illegittimo prestito fatto in Italia di denaro creato dal 93 con un click elettronico, magari da un altro paese al di fuori della penisola, al di fuori dell'Europa, magari, come non so se lo sapete, ultimamente Trump sta cercando di risovranazionalizzare, scusate il termine, non saprei se fosse corretto, la Federal Reserve Bank. Quindi che cosa sta facendo? Sta cercando di riprendere la sua banca. Però no, ha fatto una legge, non so se è passata questa legge qua. Adesso non lo so se è andata a buon fine, so che ci stanno. Esatto, per poter nominare la maggioranza dei dirigenti, di quelli che decidono, e quindi praticamente si riprende in mano pubblicamente la Federal Reserve. Allora, voi sapete benissimo che ci sono quattro punti fondamentali di quelli che fanno circolare dei valori, li chiamo valori, possiamo fare monete, valute, scegliete quello, ma io li chiamo valori. Quattro: Federal Reserve, Banca BCE, BIS, Bank International Statement, e Fondo Monetario Internazionale. Questi sono i quattro
le quattro pedine fondamentali che fanno, esatto, le quali riceveranno da qualcuno, presumo, facciamo finta che sia vero, magari da un click da qualcuno a monte riceveranno del denaro elettronico scritturale che poi lo trasformano. Ma la BCE non è lei che è, è una mia, chi è? Un extraterrestre, Dio, chi è? Scusa, no, è una sua supposizione, ha detto, è una sua supposizione. Facciamo finta che sia vero, chiediamo delle investigazioni tecniche, chiediamo dei CTU regolarmente, facciamolo alle procure che dovrebbero rappresentare lo Stato. Ma Andrea non ha la risposta, non sa. Dice, loro sicuramente lo mandano poi alle banche, diciamo, alle banche commerciali. Perché queste sono extra nazionali, nazionali, come la Banca d'Italia, che poi dal 93 è diventata Banca Italia S.P.A., poi c'è la Banca d'Inghilterra, la Banca della Grecia, quella di Spagna e via via, e poi all'interno delle banche nazionali quelle sotto, quindi Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, che sono a loro volta vanno giù a scalare. Tutto finito il discorso. Poi questo è il primo caso in cui vado a verificare. Il secondo, vado anche a richiedere alle banche tutti i bilanci di esercizio annuali. Voglio, io dichiaro questo, fammeli vedere, se non hai niente da nascondere dimostrali, fammi sì, vedere. Marco Saba dice che non li consegnano i bilanci. Bene, non allora sono... fino a prova contraria io ti dichiaro colpevole di evasione fiscale, perché è così che funziona nelle leggi internazionali. Io ti dichiaro, io punto il dito su un qualcosa e dico ok, tu sei colpevole di aver fatto questo, fino a prova contraria a livello internazionale, legge internazionale, 30 giorni, se tu non dici niente, silenzio assenso, la mia parola è legge. Guardate che non è solo la mia, è di tutti, anche loro hanno utilizzato questi sistemi per ingannare le popolazioni. Quindi se io vado a dire caro, dammi i bilanci, nomina un CTU che va a accertare negli stessi bilanci bancari la voce debiti verso la clientela e vai a vedere quelli pari ai crediti verso la clientela, inspiegabilmente sono uguali dal 93 in poi. Come mai? Dammi una spiegazione tecnica. Ma io non sono un ragioniere all'interno di una banca, io chiedo trasparenza, fammela vedere. Ecco, quindi se tu mi fai una domanda io ti dico guarda, voglio sapere, dimostrami il contrario. È questo il punto fondamentale di chi esce fuori dal sistema. Sul sito, non so se hai mai guardato, sul sito di Banca Etica loro pubblicano il bilancio, non so se quello ufficiale o è bilancio. Io ti dico, io non ho più seguito i due signori dopo che ho avuto a che fare con entrambi, e dal mio punto di vista è una questione mia, non mi sento in vibrazione con loro per altri motivi. Io ho ringraziato, l'ho fatto pubblicamente davanti a testimoni, ho ringraziato il loro operato, ho detto guardate, grazie del vostro operato, di quella creazione di denaro dal nulla abbiamo preso uno spunto, io ho preso uno spunto come tanti altri ragazzi insieme a me, lo abbiamo rielaborato nelle leggi del Ammiragliato, in tutte le leggi del pianeta, e dopodiché l'abbiamo applicato. Ho ringraziato, invece qualcuno se l'è presa, io, a me non interessa. Ma io ho parlato con Marco Saba recentemente, gli ho fatto un'intervista e l'ho invitato qua questa sera e pensavo che ci fosse, probabilmente avrà avuto, non so, qualche altro figlio. Uno è libero, però ha detto che lui come ha detto che quello che dici è, probabilmente è vero, si può fare. Ma diciamo che allora perché io non sa che cosa hai fatto. Allora, infatti io volevo che ci fosse qua perché ti facesse domande. Ma va benissimo, io ho ringraziato tutti. Quando qualcuno mi chiede domanda, mando io che cosa ha fatto. Chi, come, dove? No, come io ti ho risposto, perché tu mi chiedi chi, come, dove, perché. E ma tu vuoi sapere. Aspetta, chi? Ma io il documento ce l'ho, è qua ed è disponibile per chi ha studiato. Scusate, ce l'ho qua. Per chi ha studiato. Tu daresti, ti faccio un esempio, scusa il paragone, il termine di paragone, tu daresti un Lamborghini 200 cavalli a un ragazzino appena patentato, magari con 14 anni che ha preso appena il patentino del motorino, glielo daresti come responsabilità? No, io ho una responsabilità, no, ma te lo garantisco, perché c'è gente che ce l'ha già in mano questo debito. Sì, ma non lo metto in dubbio, ma non ho capito okay. che cosa, cioè intravedo ciò di cui si parla, ma non riesco a... Non riesci a capire, sai perché? Glauco, ma con il bene che ti voglio... No, Glauco, guarda, io
come essere umano, da essere umano a, o da uomo a uomo, io ti voglio un sacco di bene. Ma perché te lo dico? No, ma te lo dico, Glauco, sul serio. Perché mi dispiace, ma con il cuore, fino a quando tu vedrai la vera verità che c'è intorno al sistema. Ma io l'ho già vista la verità. Allora se sei un uomo in onore, comprenderai il gesto. Ma io comprendo, però siccome io faccio il divulgatore, il giornalista, posso chiederti in che testata, Glauco? Ma in questo momento io sono il presidente di questa associazione che si chiama Web Activist Community e scrivo per un sacco di gente, faccio per BioBlu, scrivo per Repubblica, scrivo spero che tu rimanga sempre in onore quello ma questo ci penso io, ti ringrazio, spero anch'io. Dopo aver intervistato Marco, l'intervista online, lì ho capito qualche cosa, ci mancherebbe altro, se non altro perché Marco devo dire con una calma maggiore rispondeva tenendo conto del fatto che c'è da sanare delle zone di non conoscenza. Adesso permettimi, mi sembra che in questa esposizione adesso io ecco perché chiedevo chi erano gli altri, perché se io casualmente sono arrivato in un gruppo di persone che hanno un livello di conoscenza già molto alto, allora io mi scuso e dico vabbè, sto qua buono zitto, oppure me ne vado a fare un'altra cosa. Però se come mi è successo in passato, tutti gli altri che erano presenti alla fine vengono, diciamo, anche sedotti, uso in proposito, perché questa è una teoria molto seducente che ha secondo me un'ampia verità alle spalle, ma che per diventare una pratica di massa o comunque una pratica, diciamo, che viene usata da molti esseri umani, deve essere divulgata con grande calma, perché se no sono le reazioni degli altri. Gli altri poi si allontanano da alcuni convegni che sono stati fatti e dicono sì, bello, però mo che famo? E poi dicono vabbè, poi arriva quello che dice tanto a quelli li mettono in galera e loro si ritirano tutti quanti. Allora, ti leggo il consenso a questa cosa, perché non è così. Io ti capisco. No, allora bisogna sanare questo gap di comunicazione, credimi, io lo dico molto umilmente e molto onestamente, proprio veramente molto onestamente. Glauco, credo che voi, che potreste, perché devo usare il condizionale, potreste essere un drappello di eroi, veramente. Lo siamo già, ma non sono solo io. Apposta sto dicendo un drappello di eroi. Purtroppo, siccome la materia è complessa, diciamo, bisognerebbe, secondo me, a mio avviso, chiarire alcuni elementi, i cosiddetti fondamentali. E lo sto già facendo. A coloro i quali magari sono vicini a questa cosa qua, in altri campi, no? Non lo so, nella dittatura del digitale, oppure allora, mi permetti la risposta? Glauco, mi permetti la risposta? La auspico una risposta. Ok, allora intanto ti voglio rispondere. Tu hai detto che deve essere una cosa di massa. Purtroppo in questo momento non è una cosa di massa, è solo per pochi consapevoli, cioè pochi risvegliati che vedono non solo a 360 gradi, ma ancora di più quella che è la realtà intorno a noi. E ora mi auguro che anche tu un domani la vedrai, fino ad arrivare a livelli di essere umano e di uomo naturale. Questo non vuol dire che vengono comunque negate le evidenze. Altra cosa hai detto, sì, ci vorrebbe un tenore molto più tranquillo. Io purtroppo ho i miei difetti da essere umano, come i miei pregi, io sono un guerriero e come tale rimarrò. Cioè io non sono un diplomatico come molti altri o che stanno lì, cioè io ti dico le cose come stanno, così in faccia come io le penso, le vedo, le ho studiate e le ho passate sulla mia pelle, con il mio culo, scusa il termine, con la mia famiglia, con il rischio totale di quello che io ci ho messo in prima linea, e non permetto a nessuno
che vada a svalutare anche i rischi che ho già passato. Pertanto, siccome io faccio solo cose in onore per il bene del prossimo, per il bene della popolazione, il fatto che uno non sia in grado o meno di capire perché si deve fare una cosa di massa, ma guarda che la massa non è pronta. Quando sarà pronta, ed è questo il mio compito, quello di formare la gente, fare formazione. Io già lo faccio, cerco e vado in giro il più possibile, anche con pochissimi strumenti finanziari, di andare in giro a fare eventi formativi, dove cerchiamo anche di raccogliere un fondo anche con un piccolo contributo giornaliero, perché comunque è piccolo e gente che non può non paga niente, per creare consapevolezza nella massa. Sì, ora, esatto, voglio dare confermare questo, Andrea. Io ti sto seguendo da forse 2-3 mesi e anch'io ci capisco ancora poco, perché veramente vai molto nel tecnico. Sono stato però a Genova e sono andato in comune all'anagrafe e mi sono fatto dare il mio atto di nascita come tu hai consigliato. Ho provato a guardarlo, non ci ho capito. Non ho consigliato, scusa Fabrizio, ho suggerito, è diverso. Suggerito. Capirai anche la motivazione. Va bene, comunque molto interessante, e sto vedendo che ci sono delle cose che secondo me stai dicendo che sono vere. Il fatto che non capisco, perché io so un po' delle leggi italiane, ma tu sei andato a un livello superiore, leggi internazionali, la dell'ammiragliato, le leggi canoniche, che io non conosco tutta sta roba qua, e quindi ti ascolto e cerco di comprendere, ma non capisco il perché. Cioè, allora, questo anche per rispondere a Glauco. No, no, chiaro, chiaro, chiaro. Io mi scuso con Glauco, ma io ti auguro, Glauco, che tu veda tutta la verità il più possibile. E se tu diventerai un divulgatore di verità, anche con tutte le testate giornalistiche, darai una grande mano, non a me, perché a me non me ne frega niente, alla gente che è in difficoltà. Ma io so 40 anni che faccio. Allora, dacci una mano. Io sono ti do una mano se mi fai la formazione gratuitamente, a formarti, purché tu rimanga un uomo in onore. Però aspetta. Uno alla volta parliamo. Io volevo dire una cosa a Fabrizio. Fabri, dimmi. Allora, io lo so che a volte sembra che parlo oltre la comprensione, mi è reale, ne sono consapevole, mi scuso per questo, perché non tutti sono arrivati a una verità. Bene, io come molti altri, perché non sono l'unico, siamo in tanti, e adesso credo veramente oltre i 30.000 nella penisola siamo in tanti, e stiamo aumentando a macchia d'olio, molto più consapevoli di prima. Siamo in un periodo che iniziamo a vedere verità superiori, cose che prima non si vedevano, come una volta il signoraggio negli anni 70, quando ne parlava Auriti, vi ricordate? Sembrava uno fuori dal mondo, e adesso è diventato consapevolezza. Tutto ciò che ne parlavamo 30-40 anni fa è diventata realtà oggi. Ora siamo a un livello superiore, quindi molti ragazzi che hanno consapevolezza, diciamo, per quelli io li chiamo per i chakra, che hanno i tre chakra, pituitaria, pineale e tiroidea ancora in funzione, vedono molto di più, vedono molto più avanti. Allora questi ragazzi vedono consapevolezza e comprendono come si fa questo discorso legato a il click, legato dal nulla dal 93, dove ci sono delle leggi ben chiare, come quelle che dicevo poco fa, che addirittura c'è l'evasione fiscale sui bilanci delle banche, ci sono i click creati da nulla senza consenso 93, ci sono un sacco di cose, sono tantissime le norme, tante, vi garantisco che non è roba da tutti i giorni, e meno male che io ho una derivazione di tecnico informatico, quindi mi ricordo anche i microchip nei più angoli remoti, reconditi. Ma per questo che ti dico che tu sei un esperto di queste leggi internazionali, perché le hai studiate, io non le ho studiate. No, Fabrizio, mi sono fatto il culo con l'esperienza, scusami il termine, è diverso. Io non voglio il titolo, a me del titolo non me ne frega. No, non è un titolo, è un riconoscimento. Grazie, io voglio il riconoscimento, sai di che cosa? Che abbiamo aiutato la gente a vivere. Noi dobbiamo avere io per primo ho uno scopo, il rispetto della vita. Quando hai il rispetto della vita e il rispetto degli altri esseri umani, hai fatto tutto. Alto scopo umanitario, senza scopo di lucro, nel fare del bene alla gente. Questo è lo scopo. Ora, ho pagato debito pubblico, bene, la prossima volta di venire a stuzzicarmi, a rompermi le balle, vedrai che ci pensano due volte, perché se io sono stato uno dei pochi ma penso che qualcuno l'aveva fatto prima di me, perché mi è arrivato un ragazzo dalla Sardegna e mi ha detto: oh Andrea, io avevo pagato anche quello della Grecia. Ho detto: cazzo, non lo sapeva nessuno. Magari ha voluto i suoi sistemi, ma
ci sta, è il cuore che ci ha messo l'energia. Poi se adesso lo si va a fare a livello tecnico in maniera perfetta da tecnico, senza neanche la minima sbavatura di quello che è il lavoro tecnico alle spalle, tu hai pagato come fanno le banche lo sanno bene, ogni banca ha un ufficio, non so se l'avete mai sentito, ufficio antitrust, ufficio per le contestazioni, forse loro capiscono bene quando si parla di trust e di trustee. Ora, se io dovessi spiegare senza nulla togliere al tuo amico... A proposito, scusa, ma ha a che fare con One Trust People? Ma OPPT è già, ha già fatto il suo corso, ha iniziato un ciclo dell'infinito. One People Public Trust ha fatto una cosa e ha fatto un ciclo, il suo ciclo è finito. Adesso ci sono altri cicli. Quello che tu dici è quello del trust dove sono stati pignorati sulla carta banche e governi nel 2012, grazie a 5 avvocati, tra cui uno ancora con scuse di evasione fiscale e rotture fiscale, l'hanno anche messo in arresto in America senza dare la vera motivazione, che è quella che ha rotto le balle al sistema. Ed è Eterant Nucci, ma quello è OPPT, è un discorso a sé che sta nelle leggi UCC, Uniform Commercial Code, ma quello è un ciclo, è un piccolo puzzle, te ne mancano un sacco di puzzle. Sai quanti puzzle mancano? Tantissimi. Le common law, la legge dell'ammiragliato. Di quale ammiragliato? Come di quale ammiragliato? Non hai mai sentito parlare di leggi militari? Sì, ma dell'ammiragliato, un ammiragliato che cos'è? Marittimo, c'è l'ammiragliato marittimo, c'è anche quello, e anche l'ammiragliato normale. Ma è una legge unica oppure c'è una legge italiana, marittima italiana, una legge... No, no, la legge dell'ammiragliato è internazionale, cioè non è... Un trattato internazionale. È internazionale. Se non conosci l'ammiragliato ti suggerisco... Allora, una curiosità, quando è stata sottoscritta dalle parti, cioè questa... Che cosa? Ma guarda che no, non è una questione di sottoscrizione, è una questione di giurisdizione, che è diverso. La sottoscrizione è un trattato, una convenzione, trattato. Quella la fanno le nazioni che vengono riconosciute dall'Universal Postal Union, che è un ente postale, quindi dobbiamo ricollegarci a un discorso postale per il riconoscimento delle nazioni, le quali devono chiedere permesso al Vaticano nel creare un ufficio postale che a loro volta, tramite l'ufficio postale, la conferma del lupo Universal Postal Union in Svizzera, a Berna, crei il tuo mipostato, quindi la tua nazione, nella quale poi vai a fare i trattati, ti vai a far riconoscere all'ONU e a quel punto, tra trattati e convenzioni, vai a sottoscrivere un qualcosa. Vabbè, questo è la legge dell'ammiragliato, non è un trattato, non è un trattato internazionale. La legge dell'ammiragliato è un'applicazione di norme, di leggi militari o comunque di derivazione marittima. Poi ce ne sono di diverse classi. Io, se vuoi, ti posso dare dei fascicoli, te li metti a studiare come abbiamo fatto. Ma no, me le vado a cercare, ti ringrazio. Io, se vuoi, ci troverai un sacco di documentazione. C'è da starci almeno. Io ci sono stato un paio di teme, quasi due o tre mesi, non due, ma barra tre mesi di studio, li ho fatti tutti. Ma perché ci sono tante piccole cose. Deriva da le bolle papali. Le bolle papali sono un'altra cosa ancora. Quella è una legge, si parla di leggi canoniche, parliamo di motu proprio e di altre cose ancora, parliamo di habeas corpus, parliamo di cose che se tu le dici a un carabiniere, a uno delle forze dell'ordine, polizia eccetera, non sa nemmeno di che cosa parli, ma se tu vai a prendere un bel cardinale, un bel sacerdote o comunque il presunto papa, perché forse non sapete che nelle leggi canoniche c'è scritto che morto un papa se ne fa un altro. Qualcuno mi ha comunicato che è morto Ratzinger? Qualcuno ha saputo che Ratzinger è morto? Perché se non è morto, il Papa è Ratzinger. Non so se è via reale. E chi è il Papa deve ci mettere la sua bella corona con i suoi livelli. Avete visto qualcuno con tutta la corona Papa? Forse qualcuno ha nominato Bergoglio? Non è un Papa, è Vescovo di Roma. Quindi se non conosciamo le leggi canoniche, se non conosciamo l'ammiragliato, bisogna mettersi a studiare. Bisogna studiare. Io non devo dire a voi la verità, io non dico la verità a nessuno. Io dico che la verità è vostra nel momento in cui voi la vedete, voi la applicate, voi ne fate esperienza, voi ve la studiate, non perché la dice uno. Anche per me vale la stessa cosa, non perché uno a me mi dice: no Andrea, sai, per me è vero questo. Ho detto: ok, aspetta, dammi gli strumenti, io me li vado a confrontare, me li studio. Quando è vero per me, non perché me lo dice uno.
un altro. Stessa cosa vale anche per te, Glauco. Tu non devi prendere vero quello che io ti dico. Tu, scusami, io te lo dico per il bene, tu devi prendere vero quello che è vero per te in base a magari a documenti scritti, a prove inconfutabili o confutabili, scegli tu. Io te le do e tu le apri. Però io ci ho messo la mia. Non cerco verità. Poi, e allora se non le cerchi, io sì, le cerco perché sono in questo pianeta Terra e voglio le verità. Se tu non le cerchi, siamo in due mondi diversi. Le cosiddette verità, non sto dicendo quello che dici te, le cosiddette verità me le costruisco da solo. Costruiscitele, è libero di farlo. Libero stai dicendo la stessa cosa. Stessa sì, cosa. Soltanto che Andrea, come si dice, tiene molta salute, molto esuberante. Ma quindi... c'ho un po' di difetto di egocentrismo, concedimelo, sono un essere umano, io ho i miei difetti, ho pregi e difetti, avrò anche questo. Io sono un guerriero, Glauco, io sono un guerriero nella difesa della popolazione, degli anziani e dei bambini. Questa è la differenza. Poi starò antipatico, non me ne frega niente. Starò antipatico alla gente. Saluti, buongiorno, buonasera. Voi state a casa vostra, io sto a casa mia, io sto a difendere chi è in difficoltà. Poi se qualcuno mi vuole aiutare, bene, non mi volete aiutare, fa niente, vado avanti per la mia strada. Io sono in onore, un uomo in onore, io faccio quello che è il bene, rispetto della vita. Poi l'ho fatto con uno strumento che è l'euro scritturale, bene, la moneta scritturale, bene, lo faccio, non ho niente da... anzi, sai qual è la cosa importante, Glauco? Scusa, te lo dico a te, che fino a prova contraria ho ragione io, perché io vorrei, anzi voglio, esigo, dispongo che ci sia non un giudice, un pool di giudici, un pool di tribunali popolari internazionali che vengono a confutare il mio documento e a dire che non è vero. Venite, vi sfido a dire che non è vero, ma non è una sfida più soltanto energetica, è proprio una sfida di verità, di onore, di rispetto della popolazione, quella che l'hanno vessata, schiavizzata per anni senza saperlo in maniera inconsapevole. Vi sfido, il mio documento è qua, è questo, è inconfutabile, è in tutte le leggi del pianeta. Fino a prova contraria. Ma dove posso vedere questo documento? O vieni da me a quattro occhi, ci vediamo io e te, te lo faccio vedere. Ma non lo divulgo in giro. Prima voglio un esame tecnico di esperti, scusate, attributi. Quando avrò gli esperti, allora gli esperti, Andrea, gli esperti come fanno ad averlo? Li voglio con dei CTU, voglio dei tribunali, sia non solo nazionali, perché quelli sono tutti corrotti. Bene, su tutte le procure un po' di magistrati, perché il CSM non risponde. Come mai non mi risponde il CSM? Come mai il Ministero della Giustizia non mi risponde? Come mai mi risponde a quale chiamata? Come mi risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché mi hanno levato l'acqua a casa per vessarmi e rompermi i coglioni, non mi vengono a rompere i coglioni per questo. Come mai? Non ho capito. È vero, no, è così che funziona. Fino a prova contraria, silenzio assenso, io dico una cosa, diventa legge. Se tu non rispondi, non hai nulla da dire, è verità. Ma questa è una legge italiana? È legge internazionale, la conoscono bene anche a tutti i ministeri. Quindi legge internazionale è stata ratificata dalla legge italiana. Ma ce l'abbiamo anche in Italia il silenzio assenso. Prova a non rispondere dopo 30 giorni a una raccomandata, un atto giudiziario. Ma tu che 30 mi chiedevi, giorni perché è commerciale. Che mi chiedevi, gli hai mandato una raccomandata? No, io non ho mandato raccomandata. Allora che cosa, non ti rispondo? Ho mandato pagamento scritturale tramite moneta digitalizzata, quindi tramite la PEC, quella che il caro Berlusconi ha inventato per noi. Grazie Berlusconi. Hai fatto un PDF e gliel'hai mandato con la posta elettronica. È semplicissimo. L'hai mandato a quale banca? Come la banca? Lui magari non c'era. Glauco. Allora l'ho mandata alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia. A Ignazio Vischio. Te lo leggo. Sì, sì. Ricevente uomo Ignazio Vischio, scritto in alternato, nome e cognome. Nella fattispecie investe di funzioni governatore della Banca d'Italia, perché ad oggi c'è ancora lui come nome. Salvo la veste funzione che non si è cambiata. E al ricevente uomo Giorgio Di Gennaro, sai chi è? No, bene, perfetto. Nella fattispecie veste funzione di primary executive. Sai cos'è un primary executive? Un direttore generale. Fantastico, quello che viene riconosciuto come azienda commerciale internazionale con nove cifre come numero di camere di commercio internazionale, che ti fa dire che la Banca d'Italia non ha niente a che vedere con lo Stato.
è già questo. Infatti, e ti do anche il numero di Banca d'Italia, non ha niente a che vedere con lo Stato, è un'azienda come McDonald's. Però questo però è noto. No, non tutti gli italiani lo sanno. Prova a dirglielo agli italiani, vedrai come si rivoltano. Dico, ma come, io ho pagato. No, ma infatti, questa è una cosa che va chiarita. Allora, ti do anche il numero di Camera di Commercio, Glauco. Se vuoi scrivere 434-909-875. Che cos'è? È il numero di Camera di Commercio Internazionale della Banca Italia, SPA, quello con la K. Ah beh, vabbè, certo. Il che ti fa capire che abbiamo a che fare con tipo McDonald's e Coca-Cola. E già questo mi fa incazzare. Come cittadino italiano già mi fa incazzare. Carlo, perché vuol dire che ho fatto altro tradimento e non lo Stato, sto vanno. Non ce l'ho con Glauco, eh. Glauco non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli che hanno tradito lo Stato vero, quello sovrano. Abbiamo a che fare con un soggetto privato. Va bene. Con un ente. Con un ente giuridico. Soggetto, un ente. Chiamiamolo soggetto giuridico, forse è meglio. Vabbè, soggetto privato, soggetto giuridico, chiaro. Privato. E pertanto c'è già altro tradimento nei confronti dello Stato italico sovrano. Ecco qua, roba gravissima, perché, okay? Da quasi da Norimberga. Spiega, aspetta. Perché c'è altro tradimento? No, ti stavo finendo di dire a chi l'ho mandato. No, spiegami perché c'è altro tradimento. Vabbè, scusa, in nome del popolo sovrano, la Costituzione te la ricordi o no? Sì. E allora? Te la devo spiegare io l'articolo 1? Ma di che cosa stiamo parlando? No, ho capito, allora hanno sottratto la sovranità. Sì, però fammi finire i destinatari e poi ti rispondo alla sovranità. Tu mi hai fatto una domanda e io ti faccio la risposta. A chi l'ho mandato? Alla Banca d'Italia, Ignazio Vischio e Giorgio Di Gennaro che è Prime Executive. So che adesso ultimamente dovrebbe essere cambiato. Poi l'ho mandato anche al servizio tesoreria dello Stato all'interno della Banca Italia. Quindi sono due, stesso dance number, stessa azienda ente, quindi due uffici separati. E siccome la Banca d'Italia è un'azienda, ovviamente deve andare a finire anche al Ministero dell'Economia e Finanza, che è un altro ente, perché anche il Ministero purtroppo, ahimè, è un'azienda. E non tutto. Anche il Ministero è un'azienda. Altro tradimento. Vuoi il numero di Camera di Commercio Internazionale? Te lo do subito. 428-374-839. Ma è anche un'azienda o è solo un'azienda? No, ad oggi è un'azienda, perché e poi basta. Se vogliamo parlare anche del marchio della Repubblica Italiana registrato al WIPO, World International Property Organization, parliamone, ci abbiamo anche i marchi. Ma da una cosa per volta, una cosa alla volta. Ricevente uomo Giovanni Tria, nella fattispecie avesse funzione di ministro. Ricevente uomo Piercarlo Padoan, nella fattispecie avesse funzione di primary executive, perché ancora come primary executive nella Camera di Commercio Internazionale ci esiste ancora Piercarlo Padoan. Ministero Economia e Finanze, due uffici, il MEF, e quindi la sede principale, segretario generale, e il Dipartimento del Tesoro, di cui vi ho accennato prima, che ha risposto dicendo che non aveva gli elementi per... Ma ciò non toglie che gli altri possono prenderla in valutazione, e quello l'ho detto prima. E dopo, come terzo riferimento, ahimè, io lo dico solo dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di altri, al cosiddetto ricevente uomo Sergio Mattarella, scritto in alternato. Tutti i nomi e cognomi sono scritti in alternato, per chi non sa, non vuol dire alternato a spazio, vuol dire iniziale maiuscola e il resto minuscolo, parlo per la massa, ok? Sergio Mattarella nella veste funzione di primary executive. Ci ho levato Presidente della Repubblica, perché lui non è Presidente della Repubblica. Come non è Presidente? No, è illegittimo. E tra l'altro lui stesso era al CSM quando ha fatto la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 1 del 2014, in cui era tutto illegittimo. Come tu vai al potere, è illegittimo, dai, ne abbiamo parlato un sacco di volte. In più ci deve essere anche la conferma dei deputati, quindi è al potere in maniera illegittima. Quindi dovrei andare a ricercare all'indietro nel passato chi era l'ultimo Presidente della Repubblica valido, ma purtroppo qua da 32 a oggi sono, non dico tutti illegittimi, ma purtroppo i dati confermano che di eletti veri e propri attualmente non c'è nessuno, ed è quello che dice anche il generale Antonio Pappalardo. Però questo è un altro discorso, rimanendo nel sistema della legge italiana. Ora, per quanto riguarda a chi l'ho comunicato, l'ho mandato alla Repubblica Italiana, che ha un suo bel codice fiscale, c'è anche lui il suo bel dance number, che è il 655-149-347, e tra l'altro con sede legale, non al Quirinale. È un ente giuridico privato anche la Repubblica Italiana. Certo, con la U però. E tra l'altro, se vuoi, ti dico anche dov'è la sede legale. La vuoi sapere? La sede legale è in piazza Giuseppe Verdi 8 a Roma, non al Quirinale.
di che cosa stiamo parlando? Oh, no, i dati sono stiamo raccogliendo informazioni. Glauco, io ti vado ben oltre, ti sto dando solo delle insieme di verità, ma ne ho talmente tanti che questi sono i destinatari. Qual è il messaggio? Il messaggio è che in base alla pretesa creditoria nei confronti di tutto il presunto debito, perché qui bisogna ancora confermare se il debito è reale o meno, in base al presunto debito, bene, per alto scopo umanitario, quindi senza scopo di lucro, vengono pagate tutto il presunto debito pubblico pari a 2.323.282.000.000. Ho la fatto cifra 00, mancano 4. Fantastico, vengono pagati da te. Creando denaro dal nulla. Va bene, vengono pagati da te. No, dall'essere umano. Da un essere umano chi? Poteva anche farlo un altro, non solo. Vabbè, però l'hai fatto te. L'ho fatto io perché il mio essere umano è fuori dal sistema. Perché l'essere umano magari da te. Dall'essere umano. Non da me, non dalla persona o dalla finzione giuridica persona cosiddetta che chiunque cerca e trova, no, dall'essere umano. Tu hai estinto il debito pubblico italiano, cioè hai sanato. Poteva farlo qualsiasi altro essere umano. Lo poteva fare chiunque altro, l'hai fatto te. Beh, mi ci hanno stimolato, l'ho fatto. Vabbè, d'accordo, l'hai fatto. In che data più o meno? 28/08/18, ti piace come numero? È il mio compleanno, figlio. Fantastico! Vedi qualche motivo per cui eri qua? C'è un motivo cabalistico, esoterico. Esoterico di numeri, figurati. Cronismo galattico. Quindi tu il 28/08 hai sanato. 28/08/18. Il 18, qualche giorno, qualche settimana fa. 28 giorno del mese. 08 mesi, 18 anni. Hai estinto, sanato, dimmi te il verbo che preferisci. No, ho pagato. Hai pagato. Per contanti, creato e pagato per contanti. Per contanti, senza trasferimento di con senza un prestazione di servizi e senza emissione. Oh. Cioè senza trasferimento, diciamo, quello che si chiama abitualmente di capitale. Dico le parole esatte, senza prestazioni di servizi e senza emissioni. Quindi senza avere nulla a che vedere col testo unico bancario. No. Nulla a che vedere col testo unico bancario. Allora, e loro non ti hanno risposto. Ma per poi non possono. Beh, in effetti capisco che la cosa per molti, diciamo, secondo alcune interpretazioni sulle quali non siamo d'accordo. Vabbè, la cosa sconfine è un po' nel surreale, un po' sconfine. Ma può sembrare in realtà. Può sembrare, in realtà non è esattamente l'inverso. Va bene, allora gli può sembrare, invece no, tu sei convinto e altri che non fino a prova contraria, perché io sono disposto ad andare in giudizio internazionale con esperti qualificati, ma ce ne sono tanti, io te ne trovo anche a migliaia, anche all'interno della gente che ha studiato, come ho fatto io, e grazie a loro sono arrivato dove sono arrivato, perché è merito di tutti, e dire ok, dimostrami il contrario, come dice Mauro Biglino, facciamo finta che sia vero, bene, dimostrami il contrario. Non è vero, i creditori di questo debito pubblico non è solo non è solo la Banca d'Italia il creditore. Creditore no, non c'è nessun creditore, sono gli esseri umani i creditori, gli uomini e le donne sono i veri creditori, i debiti non esistono, esistono dei crediti. Chi ha creato il debito dal nulla? Qual è la motivazione? Non è semplice. Ho capito, ma i destinatari tu li identifichi come creditori? No, io ho messo presunto debito. Presunto debito, non ho detto che ho pagato un debito, ho detto che ho pagato un presunto debito, è una bella differenza. Io non ti riconosco come creditore. Quindi loro sono presunti. Ormai lo faranno i ragazzi che sono usciti da. Loro sono presunti creditori. Certo, presunto è un presunto debito, anzi creditori siamo noi. Vedi, chi mi ascolta che è già uscito dal sistema e ha capito cos'è l'autodeterminazione e il fatto dell'inganno del trust creato senza tuo consenso alla nascita, parliamo di trust living, non parliamo di trust patrimoniali, ma living trust, cioè trust viventi, lì c'è un inganno planetario enorme, e a quel punto loro mi capiscono, perché senza noi siamo non ci sono state reazioni da parte dei media? No, neanche uno, per forza.
arrabbia. No, ma non mi arrabbio. Un attimo. Glauco, prendimi per come suono con i miei difetti. Vabbè. Ti voglio sempre bene. Non c'è stato nessun autodefinito media, presunto medium, che ha ripreso questa cosa. Medium, i televisioni e giornali, dai, facciamo così, e radio. A parte quella di Fabrizio. Aspetta, quindi l'unico medium che ha dato, diciamo, evidenza, che ha dato... No, media, mediatico. Media. Perché medium sembra che parli di maghi, capito? Non va bene, ma precisiamo le parole. Mezzo di comunicazione. Fantastico. Che ha dato, diciamo, spazio al commento, al dibattito, e che si aspetta un seguito e così via. Per il momento è quello di Fabrizio Ciancio. Ti vorrei dire ni, perché in realtà ci sono un sacco di radio pronte a chiamarmi e io non concedo interviste così. Per il momento, infatti, ho detto... In effetti io adesso dovrei fare una cosa, una scaletta, un tariffario, come ha fatto Beppe Grillo, tot intervista, tot pagamento, perché io devo creare anche i fondi per l'ufficio operativo degli esseri umani e aiutare la gente in difficoltà, quindi dovrei iniziare a fare un tariffario. Scusa, per ora Fabrizio mi è simpatico, glielo faccio gratuito. No? Ma adesso qua però c'hai una scivolata, ma chi te frega di raccogliere fondi? No, allora ti spiego, vuoi la risposta del raccogliere? Perché voglio... Sai perché i soldi da solo è risorto, no? No, ecco, ti aspettavo qua al varco. In realtà, questo è interessante. I fondi non mi serve, perché a me dell'euro non me ne frega una mazza. Sai cosa mi serve? Sai cosa mi serve a me? No, ma te lo dico pure, Glauco, sai cosa mi servono a me? A me servono gli strumenti, i mezzi materiali, mi serve il gasolio, mi serve il consenso. Ma che consenso? Io consenso non mi interessa proprio nulla del consenso. Il consenso ti interessa? No, perché io vado avanti per la mia strada, in verità. Chi poi mi capisce, come molti lo fanno... Chi mi capisce significa il consenso, Andrea. Ma vedilo come vuoi. Io lascio libero arbitrio. Consenso. Io lascio libero arbitrio. Lo neghi. Glauco, non, io non sto... Ti interessa è come? Perché ma il consenso venga, è come la moneta. Il consenso nasce dal nulla, capito? Il consenso? Vuoi sapere dove nasce il consenso, Glauco? No, non me lo insegni a me. Vuoi sapere dove nasce da me il consenso, per me? Secondo te? Dall'inconscio della popolazione. Dal nulla. Dall'inconscio della popolazione. Dalle anime dei popoli. Dall'anima collettiva, dalla tradizione. Anime dei popoli. Bene, d'accordo. Però serve il consenso. Vabbè, ma ci possono anche essere anime cattive. No, specialmente per un'operazione di questo genere. Adesso... Ma a me, guarda, io il mio atto storico l'ho fatto. Poi chi lo vuole prendere lo prenda per il suo bene, per il suo futuro. Chi non gliene frega niente vuole rimanere schiavo cittadino italiano è un problema suo. A me dispiace dirlo, ma perché non tutti se ne rendono conto. Però, perché tu metti in testa, io lo faccio per aiutare tutti quanti, certo. Poi dice a me non me ne frega niente se nessuno capisce una minchia. No, io non ho detto questo. Io ho detto che io lo faccio perché devo essere in onore, ok? Ma per molti che non sono consapevoli, ok, mi dispiace, perché io invece voglio che questa gente diventi consapevole. Allora intanto gli aiuto con una corda, è come scalare una montagna, no? Tu sali in cima e gli lasci una corda per salire in cima, ma non è che tu li tiri su a uno con la tua forza. Ognuno scalerà la montagna e avrà già la corda di sicurezza già fatta per salire da solo. Se tu non vuoi scalare la montagna non ci vai su, ma io ci sono già salito, ci devo ancora arrivare in cima, perché mi manca, no, non voglio dire di essere arrivato perché sto imparando tutti i giorni, però ti lascio la traccia della corda per salire tu da solo. Ma sei tu che ci metti la tua forza. Tu non soffri di solitudine? No, non ti sei. Ma no, ma sai quanti di questi 30 passamila tra veneti, sardi eccetera, soprattutto i molti indipendentisti, certo che loro si sentono non soli, sentono quel gap di differenza tra chi è consapevole e chi non lo è. Ma immaginiamo che questa cosa venisse firmata da 30.000 persone, va bene? No, ma quello già accade, sta già accadendo, non è immaginiamo, è già in essere. Spiegami, Glauco,
se lo firmassero 30.000 persone. E questa cosa, questo documento che lui, del quale mi ha accennato, perché insomma adesso poi il documento sarà forse più complesso, non lo so, il messaggio in quante righe si concretizza, cioè io XY dichiaro che questo debito è sanato, non lo so, non è proprio così, però ci sei vicino, ma avrò molto piacere di fare della formazione in modo da farti apprendere anche tutte le normative, molto volentieri. Se lui ha citato tutte le normative che sta seguendo. Vabbè, insomma, non me lo vuole dire quello che c'è scritto, questo rilevo. No, non lo leggo perché non è per tutti in questo momento. Arriverà prima o poi un'era in cui ci saranno tante cose. Siamo in dieci umani che ti stanno dedicando la loro attenzione, ci dovresti ringraziare. Grazie, io ringrazio per questo. Quindi, secondo me è un po' scortese. No, lo capiranno. Secondo me è un po' scortese, ribadisco. Per te, vabbè. Io dico, ne leggi il testo. Io... Glauco, lui l'ha letto all'inizio, lui l'ha letto un pezzo. Glauco, io con amore incondizionato ti dico che in questo momento lo tengo qua. Quando con il amore incondizionato io e te ci vedremo a quattro occhi e avremo a che fare in carne e ossa, io con molto piacere te lo farò leggere tutto. Come Google, poi facciamo gli incontri a quattro occhi, dice mio moglie. No, carne e ossa, carne, ossa e sangue. Vabbè, allora questo testo noi va bene. Al momento non abbiamo modo. Ma Glauco, comunque sul sito di Saba, soldi nostri, come si chiama, moneta nostra, lì ci sono documenti simili. Esatto, molto magari non simili, sono, ma non sono la non stessa. Sono uguali, non è, esatto, quindi se vuoi avere un'idea, allora, lì c'è un'idea. Se questi documenti venissero firmati, sottoscritti, sostenuti da 30.000 persone, già sta accadendo. Quando accade, dimmelo, perché io sta domani... già accadendo, perché sta facendo tanta, ma arrivano le PEC e tutte le ratifiche di pagamento agli stessi indirizzi che ti ho detto prima. Bene, allora il testo è divulgato, esiste, cioè se no, viene divulgato la firma digitale iniziale con la quale è stato mandato e tutti quelli che mi conoscono, che l'hanno già visto e confermato, lo vanno a ratificare e loro conoscono bene anche il documento, perché non, guarda che questo documento non è solo mia esclusiva, nel senso tra virgolette come creazione, sì, perché ne sono il creatore e il fondatore, ma allo stesso tempo viene utilizzato da tanti altri ragazzi che si sono salvati le loro case, le loro famiglie, e hanno evitato di ammazzarsi per non pagare le tasse o le banche eccetera, e conoscono bene questo documento perché l'hanno già utilizzato. Ci sono stati degli effetti misurabili per dei singoli individui, cioè dopo questo messaggio qualcuno ha sanato, ha pagato i propri debiti nello stesso modo? Non dopo, prima. Prima, non dopo, cioè, prima. Qualcuno aveva già pagato, aveva fatto lo stesso tipo prima di... certo, okay. Nei confronti delle banche oppure nei confronti di soggetti diciamo privati? No, ho già capito dove arrivare, scusami, ti dico non dove... perché io non l'ho capito. Allora, solo e soltanto nei confronti delle banche e dei governi. Cominciamo a circoscrivere. Parliamo di governi come enti che sono aziende. Perché? Perché queste banche, questi governi, già dal 2012, in base a normative internazionali, sono già stati dichiarati, pignorati e falliti sulla carta. Meno male. Solo nei loro confronti. Adesso guarda, qua abbiamo fatto per me un passaggio. Ti sento lontano, Glauco, vai un po' vicino. Per me un passaggio epocale. Perché sì. Finalmente ho capito che questo messaggio ha valore, ha un suo, diciamo, valore solo nei confronti delle banche e di istituzioni. No, ma non l'istituzione dello Stato sovrano, attenzione, tengo a sottolineare, perché lo Stato sovrano in questo caso non c'entra, ma nei confronti di quelli che hanno tradito lo Stato sovrano italico. Diciamo che riguarda la figura giuridica dello Stato. È che però è stata tradita, ma in questo caso non è lo Stato. Io non pago lo Stato sovrano italico, io pago quell'ente, quell'azienda che ha tradito lo Stato italico sovrano. Ma quindi in teoria in questo momento la Banca d'Italia ha questi soldi che può pagare chi deve pagare, che non so chi è che deve avere questi soldi, la BCE, chi è che deve avere... No, questo azzera il debito pubblico, come in Islanda. Cosa hanno fatto in Islanda? Sono andati là e hanno detto: fuori dai coglioni tutti quanti.
clienti. Qui si resetta, è pagato, via, sulla carta, un clic, hanno richiuso, sono ripartiti da zero. Funziona così. Bene, diciamo che noi siamo la Islanda 2.0, vedetela così. Anche abbiamo fatto la stessa cosa, in una forma diversa, ma l'abbiamo fatta. Anche Mussolini nel 34. Fantastico. Ha bruciato il debito pubblico. Fantastico, adoro quell'uomo, magari l'avessi conosciuto. Mi dispiace, poi magari come uomo avrà fatto qualche errore, ci mancherebbe altro, nulla da dire, però ha fatto delle belle cose. No, ma questa cosa... Glauco, però ti sento lontanissimo, puoi avvicinarti un po' più? Devi alzare il volume del microfono, Glauco. Ci sono quindi dei diciamo, come si chiamano quelli che hanno fatto prima, no? Mussolini nel 34, poi anche in qualche modo i messicani fecero una cosa del genere. Sì, mi pare di sì, io dei messicani non ho mai confutato i dati. E gli argentini lo tentarono, però vennero strangolati in corso. Mi dispiace, ovviamente io nego il consenso nei confronti degli italici di me e di tutti i nativi della penisola, nego il consenso, però... Noi abbiamo Mussolini, i messicani, gli islandesi e te, insomma, il vostro gruppo. Ma no, io mi definisco nativo italico, è diverso, no, io ci tengo al mio sangue in questo territorio, e come? A differenza... Io mica ti conno, lo dico te. Ma no, non vedere me dal punto di vista io non rappresento nessuno, io rappresento una razza, l'italico, nativo del territorio, punto. Poi la mia discendenza, la mia stirpe è un'altra cosa. Qui è un essere umano, uomo naturale, che ha estinto il debito. Potevo essere io, poteva essere Fabrizio, potevi essere tu, poteva essere chiunque, che ha fatto una scelta per tutti gli esseri. Bene, a fine, alto scopo. Tu ti auguri che questa scelta venga condivisa da un gran numero di persone? O no? Ma prima o poi, non condivisa, ma che la comprendano che è stata fatta. Prima la comprendono, tu ti auguri solo che te comprendano. No, che comprendano loro, non io. Io l'ho già compresa. Quindi... Grazie. No, Glauco, posso dirti una cosa? Grazie a te, perché io ho bisogno di tanti uomini e donne che mi facciano le domande come le tue, perché in questo modo io ringrazio te, perché comprendo quant'è il livello di consapevolezza nel territorio. Assolutamente, ma infatti io faccio il testimonial, scusate, l'ultimo. No, ma mi va bene, ok. Testimonial dell'ignoranza collettiva. No, vabbè, ignorante, mi dispiace perché... Ma l'ignoranza non è una malattia. Sono ignorante. In sport, ma so tutto di come funzionano i satelliti intercontinentali. Lì dovremmo discutere delle ore anche sui satelliti. Ognuno è ignorante di qualche cosa. In questo momento, io 30 minuti fa ero molto più ignorante di quanto non sia adesso. Quindi adesso io ho fatto il testimonial dell'ignoranza collettiva e sono contento, perché è uno dei miei ruoli. L'ho fatto per 40 anni. Ho rotto i coglioni all'ONU, alla World Bank, anche al Fondo Monetario, in Parlamento, e tutti poi dicevano all'inizio: sei un rompicazzo, però grazie alle tue domande finalmente ci rendiamo conto che anche la gente dice, capito? Ecco, basta. Voi, grazie. Glauco, mi consenti un suggerimento? Sì, mi devo tagliare la barba. No, lascia stare, che io già sono stanco, non l'ho fatta neanche io oggi, non ho fatto in tempo. Un suggerimento me lo concedi? Ecco, come no, figurati. Certo. Ok, io ti suggerisco, ma veramente con amore incondizionato, di comprendere solo due cose fondamentali: che cos'è l'essere umano e che cos'è l'uomo naturale. Vabbè, okay. Quando hai compreso queste due parole... Sì, vabbè, divento un Mahatma quando ho compreso queste due cose. Diventi? Un Mahatma, divento una grande anima. Ma lo sei già, solo che magari non lo sai nemmeno, non te ne rendi conto. Siamo tutte anime. Ma tu lo sai che, Glauco, le anime sono state pesate e rilevate scientificamente, 7 grammi pesano. Va bene, d'accordo. Lo trovi nei testi medici, non me lo invento io. Sì, ma poi adesso cominciamo a parlare di reincarnazione. Fantastico, quando vuoi sono pronto. Possiamo fare un'altra volta. Quando vuoi sono pronto. Hai citato Mauro Boglino, poi parleremo. Mauro Biglino, ma se vuoi ti cito anche altri ragazzi, ce n'è un sacco. Arriveremo a Ermete Trismegisto. Dottor Hammer?
Dottor Hammer, lo conosci? Ex medico chirurgo che è morto? Che era morto suo figlio? Le cinque leggi biologiche? No, non lo conosco. Toffoli? Sì, ragazzi, stiamo sul debito pubblico. Stiamo sul debito pubblico, se no... Volevo farti una domanda. Vai. A chi? Andrea. Ah, ok, no. Glauco, grazie. Grazie a te, Claudio. Ok, Glauco, scusa Glauco, Andrea, ma non hai paura che ti vengano ad arrestare? Ma chi? Dicendo che hai fatto un atto illegale? Magari che vediamo, che almeno diventa cosa pubblica, ma non gli conviene. Beh, ma se imboscano... Cosa imboscano? Ormai è assicuro tutta sta cosa qua, è assicuro. Cioè, e poi non ce l'ho solo io, ce l'hanno in tanti. Quindi, sai, devono far fuori 30.000 persone. Scusa, 30.000 esseri umani, non più persone. Cosa fai? Ammazzi 30.000... No, non dico di ammazzarti, dicono se tu hai... O arresti 30.000 tutti insieme? Che cos'è, una maxi retata antimafiosa? Dai! No, ma sei solo tu che hai fatto quest'atto qua. Vabbè, sarò un mezzo matto, fa niente. Sai quanti pazzi ci sono? C'è anche cosa, come si chiama quello che dice sempre le parolacce in TV, che poi è diventato un parlamentare europeo, come si chiama? Lì, quello dell'arte che faceva tutti i quadri, che diceva... Ah, ho capito. Non mi ricordo più che ha fatto. Sgarbi. Dovrei fare come lui, mando tutti a fare in culo, li mando tutti a cagare, tanto le parolacce sono questione penale, e mando tutti a cagare, vaffanculo, inizio a fare come lui, cosa devo fare? Cioè, io ho fatto un gesto umanitario, finito il discorso. Grazie. Ma io quindi che cosa dovrebbe cambiare adesso? Per ma a me non cambia niente, io vado sempre nel mio orto. No, non per te, ho capito, ma che cosa dovrebbe cambiare per tutti gli altri? Ma magari che diventino un po' più consapevoli e cercheranno di capire veramente come funziona il sistema, che per me è proprio una matrix, al 100%, e ce lo dicono tutti i giorni, perché i dati sono trasparenti e pubblici, cioè li fanno vedere, solo che la gente non apre gli occhi. Cosa devo fare? Tutta addormentata dalle scie chimiche, o da quello che mangia, o dalle medicine che gli danno appena nati. Stai scherzando? Ma voi lo sapete quanta merda ci mandano dai cieli per tenerci assopiti, addormentati e non vedere le verità? Io voglio vedere, lo vedete nei miei video, lo trovate nel mio canale YouTube, ho già fatto interviste con gente che era in Malpensa diretta, ho fatto denunce a 140 procure sull'avvelenamento dei vaccini. Ma di che cosa stiamo parlando? Io ormai sono su tutte le linee, i ragazzi mi seguono e mi danno supporto, e siamo in tanti. Meno male che c'è un come l'hai chiamato tu, Glauco, un grappolo. Io mi auguro una vita e una vigna intera di uomini, non un grappolo, di uomini in onore, in giustizia, in verità, che certo non si sottraggono a nessuna citazione a giudizio. Io l'ho sempre ribadito, perché un uomo vero, una donna vera, deve essere in grado anche di affrontare anche qualcuno che ti accusa, e in maniera, diciamo, onorevole, far vedere la verità, nient'altro che la verità, perché qua parliamo solo di verità. E fino a quando io dichiaro la verità e ti chiedo di fare prova che è inconfutabile fino a prova contraria, e tu non mi dimostri nulla, ho ragione io, finito il discorso. E questo, ed è la base giuridica di tutte le leggi commerciali che già vengono utilizzate a livello di tutto il pianeta Terra, e anche negli scambi internazionali tra le nazioni e tra tutti quelli che sono gli scambi commerciali. Cioè, funziona così, è sempre stato così. Ma se la Banca d'Italia dicesse: oh, hai ragione, è vero, grazie, hai pagato il debito pubblico. Bene, adesso leva le tasse, riduci le tasse, azzera le tasse. Ecco. O rimani, fai in modo che la popolazione viva dignitosamente. Io non dico il popolo, la popolazione, perché sono due parole diverse. Io parlo degli uomini, dei nativi italici, quelli che c'è anche una convenzione sugli indigeni. Scusa, Andrea, la Banca d'Italia possiede, detiene, rivendica il presunto un pezzo del debito pubblico, mica tutto. Vabbè, ma io non l'ho mandato solo alla Banca d'Italia. Il debito pubblico è detenuto, rivendicato presuntamente, eccetera eccetera, da Banca Internazionale, e l'altro pezzo del debito pubblico, tra l'altro, insomma, anche importante, è detenuto da individui e da famiglie italiane.
Ma io l'ho pagato e basta, ho aiutato tutti, è finito il discorso. Lo mando. Pagato, quelli si incazzano, quelli si aspettano di prendere dei soldi. E a questo punto. Ma che prendere dei soldi se siamo tutti creditori? No, Glauco. No, però, è lì il punto fondamentale. No, il debito è una truffa. Il debito ma è capito, ma quelli lì che hanno comprato i bot, eccetera. I bot, adesso saranno degli speculatori, perché in realtà. Ma tutti ci stanno pure Mizia, Poraccia. No. Glauco, lì è un inganno. Lì è un inganno. Ho capito che ha subito un inganno, ma non glielo stai sanando te. Quello ha erogato del denaro, o glielo fai riavere, e allora sei un eroe. Glielo ridaranno. Ma se sani come dici te, hai solo creato un bel casino. Basta. No. Anzi, no, sì. Anzi, spiega Andrea. Spiega. Allora ti spiego. Grazie. Quello che è l'inganno fatto nei confronti delle famiglie, che è quello che dici tu, è un inganno, anzi avrà più ragione di essere, per far capire che sono stati ingannati non da uno Stato ma delle aziende private commerciali. Ma i soldi chi gli ha già? Va bene. Li hanno truffati. Allora alla fine la gente si risveglierà, capirà la mega truffa planetaria e dirà: adesso fuori dai coglioni, prendiamo il nostro Stato italico sovrano, come dice il generale Pappalardo del Movimento Liberazione Italia, come dicono gli indipendentisti veneti, come dice ogni tanto, lo diceva la Lega ai tempi, il Movimento 5 Stelle ai tempi, e poi dopo non l'ha più detto, si sono rimangiati le parole, ok? Come lo dicono in tanti, perché nessuno si è reso conto che qua sono tutti multinazionali, non c'è niente di Stato italico sovrano. Io rivoglio lo Stato italico sovrano. No, certo, scusa Andrea, tu allora non leggi, perché basta che leggi quello che scriviamo noi da 50 anni, basta che leggi 50 siti e tutti dicono quello che dici te, per cui smettila di dire no, io ho capito, gli altri non hanno capito un cazzo, perché così non mi sei simpatico. Lo so, sei Glauco, simpatico perché fai delle cose dada, surrealiste, situazioniste, ma non mi sei simpatico quando dici delle cose che non corrispondono a quello che tu chiami la verità, perché quello che dici te, il contorno di questa truffa è molto noto. Non puoi negarlo, no. Non sei te quello che ha aperto il dialogo sulla truffa delle multinazionali. Glauco, te lo nego, non è così. Ti confermo che non è così. Che cosa? Non sei te quello che hai aperto il dialogo? No, tu hai detto. No, aspetta, allora, tu mi hai detto che lo sanno tutti, invece io ti dico. No, tu dici che lo sanno tutti. No, non lo sanno tutti. Allora, lo sanno 100.000, 200.000, 1 milione, 3 milioni di persone che frequentano regolarmente quei siti dove si dice quello che dici tu. No, non sanno. Segue Messora, chi segue Giulietto Chiesa, e ci sono altri. Ma tutti, l'antidiplomatico. Diplomatico in Cuba, la UAC stessa, il nostro sito non fa altro che di queste cose qua. E tanti altri, Maurizio Blondette, Diego Fusaro, è una sfilza di nomi. No, ho niente a che vedere con loro. Io sono un chi se ne frega che non c'è niente a che vedere. Sta di fatto che quelli sono un da molto umano, prima di te dicono quello che dici te. Però non mi interessa di avere che gli altri dicono, io dico quello che io penso e che vedo. Sì, ma non puoi a un certo momento sostenere dicendo che tu stai aprendo gli occhi perché quello che hai fatto. E lui sta facendo la sua parte, Glauco. Lui ha scoperto le sue cose e sta facendo la sua parte per divulgare, per far conoscere. Va bene, che sta creando, a mio avviso, però, un rischio. Perché? Perché se veramente si estinguesse in modo tuo il debito pubblico, c'hai i bot in pancia. Ma che c'entrano i bot? Il debito pubblico di che si compra? No, il bot è un'altra cosa. Tu mi stai parlando dei presunti creditori che non facciamo sono i paraculi. No, uno alla volta. Spengo il microfono. Allora, io non ho niente a che vedere col sistema, sono fuori dal sistema e da fuori del sistema faccio un gesto di auto. Va bene, però allora Andrea, poi della finanza, a livello finanziario, se qualcuno si è inculato uno con l'altro, è un problema suo. Glauco ti sta facendo una domanda dicendo: ma se accettassero il debito pubblico pagato così, tutte le persone che hanno comprato i bond o bla bla bla, queste persone che cosa succede? Cosa hanno comprato? I bond. Chi è la garanzia di quei bond? Lo Stato.
No, no. Mi sono detto chi è? Eh no, perché i veri creditori sono loro stessi e non lo sanno, chiunque sia. Ecco il concetto del trust che uno deve capire bene. Il trust fatto sul living trust all'atto di nascita. Chi è il vero creditore di qualsiasi cosa? Il popolo. No, no, chi è? È vero, eh? È vero, che tu fai coincidere il soggetto, certo, creditore con il concetto debitore nella stessa... No, 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 a parte che io ho detto che è un presunto debito, non ho detto che è un debito. Il presunto creditore coincide con il presunto debitore, perché è vero che poi, siccome il popolo è idealmente lo Stato, siccome il popolo si compra il debito pubblico, lui è creditore ed è debitore. Ma non è lo Stato. Quindi tu glielo sbatti in faccia e dici agli italiani: siete una banda di teste di cazzo, e no, adesso ti ho detto sveglia, così capite l'inganno. E poi capito l'inganno, e così li mandi a stendere come hanno fatto in Islanda, tutti fuori dalle balle. I debiti li trasformi in crediti e a bilancio hai risolto tutto il problema. In Islanda sono 300.000 umani, non 60 milioni. Meglio, in Islanda c'ha un PIL che fa ride, non c'ha 1.600 miliardi ufficiali presunti, probabilmente, secondo quello che dici te, ma io sono d'accordo, di PIL, cioè, quindi nel grande monopoli, nel grande casinò, se si sottrae il pezzo dell'Islanda succedono delle cose, ma se si sottrae il pezzo dell'Italia ne succedono altre che purtroppo gli eroi ne devono tener conto, perché non è che uno fa giamburrasca, perché qua uno o fa giamburrasca o fa l'eroe fino in fondo. Qua facciamo gli eroi e facciamo il nostro dovere in onore, tutto qua. Se questo avesse un riscontro positivo, diciamo, per l'economia italiana, lo avrà. Per adesso non è successo niente, non hanno cambiato. Ti sento con interferenze, controlla il microfono perché sento che vai bene. Ok, ora mi senti meglio? No, vabbè, a me arrivi a strazi, però va bene, dicevi? I francesi farebbero lo stesso, i tedeschi farebbero lo stesso. Quindi si devono preparare, perché se continuano a far finta di nulla, c'è un sacco di ragazzi che sono usciti dal sistema e che saranno pronti a pagare nel loro paese come nativi i loro debiti, i loro presunti debiti pubblici, e li aiuterò volentieri, così verranno fuori tante di quelle, diciamo, verità, che così tutti se ne faranno diciamo un bella, come dire, punto di argomento giurisdizionale internazionale, nazionale, all'interno di ognuno del proprio paese, e così vediamo se qualcuno andrà a confutare quanto noi abbiamo fatto e dichiarato, quanto io ho fatto come essere umano e quanto faranno anche altri. Ok, quindi secondo te ci sarebbero dei miglioramenti generali? Sicuramente. La prima cosa è mandar via tutta la gente corrotta e collusa, quella che non gliene frega niente della vita della popolazione, quella che, come ad esempio all'interno dei sistemi di giustizia, tra giudici, magistrati, istituti vendite, tecnici nominati d'ufficio oppure no, custodi, amministratori, eccetera eccetera, già fanno insieme alle banche in complicità, portare via tutti i beni della nostra bella penisola, comprese le case, i terreni eccetera, certo, per svenderla a livello commerciale, a livello internazionale, a gente che arriva da fuori, per depredare i nostri territori, depredare la nostra razza e tutte le cose che noi abbiamo belle nel nostro paese, come il mare, l'agricoltura, tutto quello che c'è, ok, con la scusa di pagare le tasse. Io so di gente che per 1.000-2.000 euro gli hanno portato via la casa, io so di gente che per pochi migliaia di euro, dopo magari anni e anni di lavoro, di sacrifici, si sono tolti la vita, prima il padre e poi magari i figli. Io so di storie, mille persone, migliaia, non mille, migliaia, mille e due, e questa è una vergogna. Io nego il consenso al fatto che uccidono i miei compaesani e coetanei del mio territorio. Io nego il consenso a questo, e come essere umano al di sopra della giurisdizione italiana, perché io lo sono e ho anche creato un mio microstato all'interno del territorio, cosa che nessuno potrà dire che non è vera ed è inconfutabile, tra l'altro con silenzio assenso da parte del Ministero degli Affari Esteri e con silenzio assenso da parte di tutte le giurisdizioni che sono al corrente, rivendico il mio diritto al territorio come nativo, con tutte le dichiarazioni ratificate dal loro ente, che ha tradito lo Stato italico sovrano, vado a rivendicare, vado ad aiutare la gente in difficoltà, e come essere umano e come vero rappresentante diplomatico in una finzione giuridica, che è quella di una personalità giuridica, di agente diplomatico,
di un rappresentante di Stato patronimico, io faccio valere i miei diritti come persona, come maschera giuridica all'interno del sistema pur essendo fuori del sistema. E se questo non è ben chiaro a tutti, suggerisco una grande formazione. Io vado in giro nella penisola italica a fare formazione dalla A alla Z, ovvio che in una giornata è difficile, faccio diverse formazioni, mi stanno sostenendo, mi stanno aiutando, magari avessi avuto e mi starà arrivando magari anche a me un bel camper come a Beppe Grillo, ha girato tutta la penisola, io per ora mi aggiusto con la mia macchina mezza scassata e i mezzi che ho disponibili, con l'aiuto di tanti ragazzi. Ad oggi abbiamo creato 3 punti di riferimento per la formazione, perché noi prima formiamo gli uomini e dopo si va in prima linea a difendere i diritti, e noi andiamo a spiegare, io come molti altri, perché non sono l'unico, perché dopo questo è come perdonatemi la parola perché insegnare non la usiamo, è formare in maniera onorevole tanti ragazzi, tanti uomini e donne, dicendo esattamente delle verità che nessuno ha mai diciamo dichiarato il contrario, quindi non ha mai, noi abbiamo fatto sempre delle affermazioni di verità fino a prova contraria e mai nessuno l'ha confutata e mai nessuno ha detto che non è vero. Quindi parliamo di enti aziendali di diritto commerciale come i ministeri, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti quelli che sono finzioni e non hanno mai detto nulla. Perché abbiamo detto... Perfetto, quindi quello che te adesso servirebbe che ci fosse qualche esperto, perché tu mi sembra che hai avuto problemi con la giustizia, giusto? Qualcuno... Problemi no, diciamo un disaccordo... Perdite di tempo. Chiamiamola vessazione, forse vessazione, la migliore. Okay. E continua tentativo di messa in schiavitù. E che cosa ti hanno risposto? Mi sembra di aver visto in qualche video che non è che stai facendo le cose inventate, sono inusuali, giusto? Ti hanno detto non illegali. Allora le parole più semplici sono, per esempio, vi faccio un esempio, l'ultima cosa che è successo in un tribunale di Vercelli davanti a un presunto procedimento penale, dico presunto perché a me non hanno mai notificato niente regolarmente e se l'hanno fatto in maniera illegale e illegittima, quindi illegale nelle leggi di mare, illegittima nelle leggi di terra, di un procedimento dove qualcuno si è sostituito alla mia persona nel farmi citare a giudizio davanti a qualcun altro. Ora, questo qua è un reato grave, è articolo 494 codice penale della vostra legge italiana, sostituzione di persona, è omissione in atti d'ufficio, sempre nella legge italiana un reato, è da parte di un giudice, nonostante siano state depositate in un presunto procedimento documenti alla mano inconfutabili con tanto di timbri dei ministeri di tutti gli enti di competenza, hanno fatto dei procedimenti di giudizio dove tu non puoi citare a giudizio un qualcuno che non può essere rappresentato perché non ha la preparazione tecnica, anche se ci fosse un avvocato nominato d'ufficio che non è preparato e io lo recuso perché non ha la preparazione mia, tu non puoi andare avanti, non puoi neanche iniziare un procedimento. E lì ti faccio un esempio, in maniera molto, ecco lì sono stato diplomatico, mi sono presentato davanti, avevo la Digos che già sapeva perché si organizzano con la Digos con me, io mi sono presentato, ho fatto il mio papiro, l'ho portato al giudice, ho detto giudice mi scusi, lei prima di iniziare un procedimento ha confutato i documenti agli atti, questo lei non può parlare, chi l'ha detto che non posso parlare? Articolo 6 dichiarazione dei diritti umani ratificata in legge italiana 881 del 1977 e 848 del 1955, io posso parlare come? E lei mi deve dare il diritto alla parola perché come persona lei mi deve riconoscere davanti alla legge internazionale e nazionale. Questa è andata avanti, ha andato avanti riconoscendo un avvocato che è stato recusato davanti a testimoni per sostituzione di persone e ha fatto un procedimento penale nei miei confronti che era presunta interruzione di pubblici servizi, cosa che non è vera assolutamente, o altre robe che non so neanche di che cos'era il procedimento. Sta di fatto che dopo che ho iniziato a far presente al giudice che stava violando la legge e che potevo anche non solo arrestarlo in base alla legge italiana per violazione di reato, potevo anche chiedere l'intervento di un magistrato d'ufficio in una situazione in tribunale a livello penale, è andata avanti. No, gli ho detto adesso mi scusi, io mi sono comportato bene, mi sono presentato qua come persona umana, quindi con una maschera giuridica, lei mi deve riconoscere in legge e non lo fa, ma lei non deve urlare, mi scusi, lei è a 5 metri di distanza caro giudice, se io non urlo lei non mi sente, e poi lei ha confutato i documenti agli atti perché lei non può
procedere è in difetto assoluto di giurisdizione. Mi può citare a giudizio un tribunale terzo. Sapete cosa ha fatto il giudice? Ha fatto una presa coattiva per tirarmi fuori dal tribunale. Ma scusa, ma se tu hai un procedimento nei confronti di un carne e ossa umano, essere umano, e sono lì davanti a te con un mio titolo ben preciso, tu non puoi mandarmi via. E se lo fai, se in difetto assoluto di giurisdizione, è come su un reato. Bene, quel giudice ha provato a dire a me l'ammunisco. Io ammonisco te, giudice, tu non ti devi permettere di violare i miei diritti umani, perché se mi vuoi citare giudizio, quindi io mi sono dato da fare anche a livello di tribunali, e i tribunali lo sanno. Quindi attenzione, io conosco le leggi nazionali e internazionali, non sono cittadino italiano, tu mi devi riconoscere come tale, dopodiché ne parliamo. Mi vuoi citare a giudizio? Bene, davanti a un tribunale dove io ti do consenso, un internazionale, un altro a Norimberga, uno svizzero, uno in Australia, dove vuoi, capito, ma non tu. Non so se mi sono spiegato. Quindi io ho avuto a che fare con tanti tribunali, Vercelli due volte, ho avuto giudici, li ho avuti tutti, anche per difendere i ragazzi. Per me è una cosa normale. Ma di che cosa devo avere? No, va bene, ma io volevo capire il problema. Cioè, il problema è che loro usano la legge italiana e non conoscono la legge internazionale. No. O della Miragliano. Fabrizio, loro sanno che ci sono le leggi italiane, ma non le applicano. Per quelli che non sono cittadini italiani, è questo il problema. La legge c'è, ma non la applicano. Allora io la faccio valere, è quello il concetto. Io lo Stato italico lo riconosco, quello vero, non quello finto. Io non riconosco un ente come McDonald's o Coca-Cola, che è registrato con la Camera di Commercio, o come multinazionale alla Security Exchange Commission negli Stati Uniti. Io non lo riconosco, io non ho a che fare con la TIM, la Telecom o la Vodafone. Io ti nego così senza trattamento dei miei dati e non mi rompere i coglioni. Io riconosco il vero Stato, quello dove io ho fatto il militare, come ho fatto come tanti miei ragazzi della mia classe, mi sono sfatto il culo, ho rischiato anche la vita come molti rischiavano, e mi confido nello Stato italico sovrano, ma non ti permetto di tradirmi. Se tu hai tradito me, come molti miei coetanei cittadini, io mi sono svegliato, gli altri se lo vogliono capire bene, se non vogliono rimanere schiavi e traditi, che se lo tengano chiaro. Sì, non libero di scegliere la tua vita. Io no, io non accetto l'ingiustizia, soprattutto il tradimento. Ora, ragazzi, scusate, mi dispiace interrompere, ho visto, purtroppo per me si è fatto molto tardi. Io Glauco, buonanotte. Però avremo altre occasioni. Grazie infinite, saluto tutti quanti, anche quelli che... scusate se ho preso troppo spazio, grazie ancora. Glauco, non hai preso spazio, sono io che te l'ho concesso, ma ti voglio bene. Vi ringrazio di avermi concesso spazio. Sto scherzando, comunque la mia battuta è in consenso, ti voglio un gran bene anche se siamo in disaccordo. No, non siamo per niente. Non siete intanto in disaccordo. Va bene, ci sta. Non siamo per niente in disaccordo, dobbiamo solamente fare dei successivi passi che salvaguardino i risparmi degli italiani. Arrivederci, buonanotte a tutti. Un abbraccio, Glauco, grazie a te. C'è qualcun altro che io sono pronto qua. Sì, c'è qualche altra domanda che qualcuno vuole fare, potete scrivermela. Ah, sì, ok. A Girotto Giovanni domanda: perché non viene fatto, allora dice domanda, perché non viene fatto alla Corte del Crimine per finanziare la denuncia per truffa all'Italia per il debito pubblico? C'è la Corte Penale a New York, volendo mi posso muovere. Io purtroppo sono da solo, ho due mani, una testa e 5 computer. Okay. Più di quello non posso fare. Quando poi qualcuno mi aiuterà a sostenermi anche per tutte le operazioni che devo fare, già stasera dalle 9 alle 11 di sera sono qua, ho la casa, famiglia e tutto, e nonostante una giornata dura sono qui a fare comunque un botta risposta che sarà penso l'unica in questo momento, e poi darò il consenso a divulgare ovunque, però poi anch'io ho i miei tempi, voglio godermi la mia vita con i miei cari, i miei figli, mia moglie, e altro non ho da dire. So che sicuramente c'è da andare a fare un sacco di lavoro, ma non solo alla Corte Penale di Giustizia, ma ce n'è un sacco di altre corti internazionali alternative. Quindi iniziamo a ratificare al nostro interno, cittadini e non cittadini italiani, il pagamento del debito pubblico che è fatto. Dopodiché, se nessuno lo va a confutare, nessuno dice niente, si inizia a senso è pagato, cioè non si scappa. E dopo lo faremo lì valere. Diamogli tempo, 28 agosto, 28 settembre, facciamo fine settembre, ancora 4-5 giorni. Dai, 6 giorni, una settimana attendiamo.
Ok, dai, va bene, allora ci risentiamo fra una settimana. No, non lo so, che cosa andare a lavorare. Che anche, no, ma penso che anch'io tu... devo fare un prodotto interno lordo, eh? Ma esatto, ma tu come, quindi fai un lavoro normale? Cioè, io sono un computerista, faccio il sistemista, faccio il mio lavoro, però vado anche nell'orto a lavorare, faccio anche il falegname, ho fatto di tutto. Come si dice, siccome ho mezzo sangue veneto, no? Come dicono i veneti, faccio tutto mio. Va bene. Allora, un altro? Qualche altra domanda? Sai cosa mi piacerebbe? Che aprire il microfono. Che facessero col microfono. Esatto. Aprite il microfono e fatele. E parlate. Diretto, bravi. Chi è che c'è? Girotto è andato, no, c'è ancora. E Girotto non c'è il microfono, quindi vuol dire che non ha configurato il microfono sul computer. Allora, va bene, qualche d'un altro non ce l'ha. Ah, ok. Va bene, direi che se non ci sono domande io vado a Nanna. Va bene, io vado a... vediamo. Non ha microfono, esatto. Va bene, io comunque ti ringrazio per il tempo che hai dedicato non solo a me, ma a tutti quanti. Quello che stai facendo penso che sia molto importante, anche se non comprendo tutto al 100%. Vabbè, però io sto facendo il mio percorso. Ognuno fa il suo. E penso che quello che stai facendo, quindi rimozione di dati falsi, dare i dati corretti, è un grande lavoro, è molto, molto interessante. Quindi penso che sia una cosa molto di valore e penso che tutte le persone che hanno speso 2 ore questa sera qui, penso ti ringrazino tutti. Quindi... 2 ore, non me ne sono neanche accorto. Dice che è in Africa questa persona qua. Chi è? No, va bene, dai. Questo Girotto che ha fatto la domanda prima. Va bene, va bene. Ok, ci sono persone che conosco da Genova, persone da Milano e Roma ovviamente, come Glauco. Va bene, quindi niente, noi metteremo in internet e ti metterò il link se vuoi divulgarlo per far ascoltare questo. Ovviamente tu metterai la tua registrazione sul tuo canale web. Va bene. Giusto? Altro che vi posso dire? Io vado a Nanna, sono stanco anch'io. No, va bene, lo so. Quello che voglio dare come messaggio finale è che io il mio gesto storico, senza, peraltro scopo umanitario, in verità onore, l'ho fatto. È lì disponibile a esperti di un certo calibro, senza pregiudizio, perché chi è pregiudizio non certo può fare confutare nulla. Chi è senza pregiudizio ce l'avrà disponibile davanti a tribunali popolari fatti da esseri umani per esseri umani. Allora io sono disponibile a far vedere qualsiasi cosa, a mettere in la carta davanti con tutta una serie di garanzie, tra le cui la prima garanzia è tutelare i nativi italici, la popolazione, da tutte queste corrusioni e collusioni. Quindi altro non ho da dire, perché questo è lo scopo: salvare la gente. Sono stufo, lasciami la chiusura, di certo vedere bambini ammazzati dai vaccini, anziani ammazzati dal fatto che non riescono a sopravvivere a fine mese. Sono stufo, non voglio più vedere gente che non riesce più ad andare a lavorare dicendo che il prodotto interno loro non ce la fa perché pagano l'80% di tasse. Ma potrei andare bene anche il 5, il 10%, il 15% come fanno in altri, e mantieni viva una situazione perfetta come dovrebbe essere in uno stato civile. Allora sì, ci sta la cittadinanza, ma quando è l'85% non ci sta più. Ci vogliono queste cose: aiutare la gente, dare, e questo perché l'ho vissuto anche in prima persona, in primis da me, in carne e ossa, l'acqua gratis, risorse energetiche gratis, le tasse già pagate a monte, ok? E aiutare la gente, altro che reddito di cittadinanza. Sì, ci sta, ma con sistemi alternativi, aiutare veramente la gente, non solo con bla 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 80 euro, chi era che Renzi diceva 80 euro, quell'altro diceva no, con fatti veri, con banche reali sovrane, banche sovrane che hanno uno scopo umanitario nella tutela vera dell'essere umano. Allora sì, torneremo in una era nuova e saremo in una,
e già ci stiamo entrando, di consapevolezza e di verità nel rispetto della vita. Questo bisogna fare. Ora, se io come essere umano devo mettermi una maschera, entrare nel sistema e andare in politica, sarò disposto a fare anche questo pur di aiutare la mia popolazione, i miei compaesani. Poi, se sono anche inconsapevoli, li aiuterò a formarsi, cambiare il sistema delle scuole, cambiare i sistemi di studio, cambiare lo studio, la tecnologia, la storia, la geologia, tutto, la geografia, c'è da cambiare tutto. Tutte menzogne abbiamo ad oggi, un sacco, c'è da cambiare tutto, dalla scuola al sistema civico, al sistema del controllo delle popolazioni, delle immigrazioni, tutto. Ma in verità onore, come fanno in altri paesi civilizzati, dove addirittura paghi il 10-15% di tasse, tutto funziona regolarmente, è tutto perfetto e pulito, non ci sono corruzioni e collusioni, non ci sono altri tradimenti nei confronti dello Stato che rappresenta quello che è il consenso dei cittadini e del popolo. E qui parliamo di popoli cittadini, non di popolazione di nativi. Ok, questo è il discorso. Quindi se io devo fare una cosa, la faccio anche, non ha importanza, prenderò la maschera giuridica che occorre. In questo momento ho preso solo quella di un diplomatico, di uno stato patronimico mio, per tutelare me e i miei cari. Dopodiché si vedrà. Se molti altri ragazzi l'hanno già fatto, lo stanno facendo, hanno creato tanti microstati all'interno della penisola, stiamo diventando in tanti, quindi prima o poi il territorio sarà sfaccettato. Quindi noi siamo senza armi, non facciamo male a nessuno, quindi qua il problema è chi ha le armi e chi non le ha. Quindi o eliminiamo completamente le armi, oppure chi ha le armi deve essere veramente senza pregiudizio nell'utilizzarle. Ma le armi, a prescindere, è male, non è bene, certo. Non è amore, quindi ci vuole amore, bisogna fare le cose con amore e nel rispetto alla vita. Altro non ho da dire. È ovvio che starei ore e ore e ore vi parlare di tutto. Di sicuro quello che vi posso dire è che io, da quando ho scoperto la verità, a me non mi schioda più nessuno, cioè la verità verrà divulgata. Poi ci sono quelli che non ci credono, va bene, fai la tua vita, avrà il suo continua a vedere la televisione, i telegiornali, stai seduto nel divano, attaccati col culo, vuoi dormire? Dormi, io sono sveglio, se tu vuoi dormire dormi, a me dispiace dirtelo, però è così. Quindi è come diceva qualcuno, sveglia bambini, se vi volete svegliare bene, se no. Ok, quindi quello che chiediamo a tutti gli ascoltatori che stanno vedendo questo video, magari in versione registrata, non in diretta, è di condividere questo video, farlo conoscere il più possibile da tutte le parti, in maniera che così magari i politici o chi ha potere o i giudici e via dicendo, anche loro si svegliano e cominciano a fare delle azioni. Posso dirti una cosa? Ci sono, ma hanno paura? Perché magari sono pochi. Ecco, ci vuole la popolazione. Ci vuole la popolazione che si sveglia, perché i politici sono già là eletti da qualcuno, ma io ne ho conosciuto qualcuno in un'ora e poi sparito nel nulla, ma neanche a livello politico italiano, a livello europeo, non faccio il nome perché non mi piace. Ok. Sparito nel nulla, ma come? Tu che dovresti tutelare, sparire, cosa fai? Pensi di fare qualcosa? Ti è stato anche dato qualcosa da confutare, non ho detto che devi prendere per vero quello che ti è stato, ma da confutare. Verifica, certo. Verifica. Di che non è vero e io me ne vado via, come quando io sono andato la prima volta nel comune di Casale Monferrato a far applicare la legge e ditemi che non è vero, io me ne vado. No, io insisto, applica la legge. Ecco, la stessa cosa fanno questi, probabilmente, non so, saranno interessi, non so, forse prendono gli stipendi 20-30-40 mila euro al mese, non lo so cosa prendono, non so che cosa succede dopo che entrano là. Sta di fatto che si trasformano tutti, no? Vedete Di Maio, vedete i 5 Stelle, prima dicono non vaccinate, poi dicono vaccinate, ma che cazzo sta dicendo quell'altro, non fate entrare, poi fate entrare gli immigrati, parlo di quelli clandestini che non si fanno riconoscere, che magari arrivano da carcere o hanno fatto qualcosa di male, vabbè, mi dispiace perché si possono recuperare, però c'è un sacco di cose da fare, quindi qua certo, bisogna diventare la popolazione, questo è il concetto. No, non c'è molto a dire, però è che se io ci sto qua, continuo a darvi dati e informazioni, non mi fermo più. Io vi chiedo solo di starmi dietro, ufficio operativo esseri umani, canale YouTube, guardatevi tutti i video, c'è un ufficio operativo Facebook, c'è un numero di cellulare e un mia email, abbiamo già 3 ufficetti, ci stiamo muovendo, ci sono altri uffici anche in altre realtà, anche di altri indipendentisti, siamo in tanti. L'autodeterminazione è una legge internazionale, deve essere riconosciuta perché l'hanno ratificata e firmata, quindi l'autodeterminazione è un vostro diritto e nessuno lo deve levare.
Chiaro. Come il potere di scelta anche, certo. Fantastico. Non vuoi scegliere me? Vai da un'altra parte. Io non posso obbligare uno a fare l'autodeterminazione se non la vuole fare. Vuoi rimanere cittadino? Certo. Rimani. Paghi l'80% di tasse. Vuoi uscire? Bene. Ti autodetermini. Recusi la cittadinanza italiana in legge, perché è previsto, e non paghi più le tasse. Ti sei salvato la vita, sì o no? Magari prima pensavi di, che ne so, di fare un gesto strano come certo. E magari dopo non lo fai più, hai salvato un essere umano, e questo certo. A me dà una grande gratitudine. Ma infatti questo qua è veramente lo scopo umanitario tuo, è cioè, ovviamente non ho altro da dire, esatto. Poi tutto il resto non me ne frega niente. Ti dico, io sono 3 mesi che sono senza acqua a casa. Non te l'hanno più data? No, l'hanno levata violando la legge, nonostante ho fatto 4 arresti in base alla legge articolo 383 codice, vostro codice procedura penale, della vostra legge italiana, di 4 operatori che, violando le leggi italiane e internazionali, hanno staccato la legge l'acqua fuori di casa, che per legge mi spetterebbero 50 litri. Beh, io con la mia famiglia siamo senza acqua grazie alla, chiamiamola, associazione delle inquilini del sindaco del comune di Camagna Monferrato, il quale adesso è appena pronto, gli mando tutte le denunce eccetera. Beh, io vado avanti con le taniche, in onore vado avanti con le taniche a casa mia. Sapete cosa è successo? E io ringrazio un ragazzo, si chiama Salvatore di nome, guardate anche che strano. Okay. Mi ha portato a casa una, come si chiama, la cisterna, quelle elettrovalvole che pescano dalla cisterna dell'acqua e te le mettono nell'impianto, non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, l'autoclave. L'autoclave, scusami, l'autoclave, e me l'ha messa. Devo ringraziare Salvatore, grazie, non me l'aspettavo del tuo gesto, è una cosa che rimarrà nei miei ricordi in questa vita per sempre, sono a tua disposizione come sempre. Mi è arrivato domenica senza di noi niente, ha detto Andrea, ho un regalo per te, è venuto a casa, mi ha installato questa cosa qua, non so cosa costerà, 100, 200 euro, mi è bastato il gesto, certo. Vuol dire che c'è gente ancora in onore, io ti ringrazio, perché io con quella poca acqua che riesco a fare, mi lavo, magari riesco a farmi la barba tutti i giorni, però riesco ad aiutare anche gli altri, ecco, questo è quello che voglio. Poi finirò di sistemare casa, metterò il frutteto a posto, venite, vi do la frutta gratis, non mi interessa, non mi riguarda, farò il progetto delle api per salvaguardare le api e il miele sarà gratis per tutti, cioè questo deve essere lo scambio come nelle comunità, questo dobbiamo ritornare, con i nostri valori, come i nostri nonni e bisnonni, i nostri avi italici, sovrani nel nostro territorio, era così, e così va gestito in onore, senza intermediari che ci devono portare via tutta la vita per pagare delle tasse, gente che gli arriva delle tasse a pagare che neanche in 3-4 vite le avrebbe pagate, viene da me e dice Andrea le pago, perché facciamole, e grazie, ho detto grazie, mi dicevano Andrea grazie, io quel grazie mi riempie il cuore, perché ho salvato una vita, questo è lo scopo. Non di certo che adesso sono sotto il mirino di tutti, tra virgolette, o per essere criticato, a me non me ne frega niente, io ho fatto il mio gesto storico, umanitario, con tanto amore, poi ognuno faccia quello che vuole. Ti vuoi buttare la tua integrità, certo. Basta, io ti dico, guarda che se vai sul tetto rischi di cadere, ti suggerisco di non salire, bene, ma se tu ci sali e cadi, io ti ho suggerito, non ti ho consigliato, e ti ho detto quello che ti devo dire, poi ognuno è libero di fare quello che vuole in questa vita, e certo, ovvio, non devi danneggiare gli altri, devi rispettare gli altri esseri umani, perché quando non lo rispetti, allora in me trovi non più un amico ma un nemico, e questo purtroppo è la regola degli yin e yang, insomma, del positivo e negativo. Okay. Sta di fatto che rimango equilibrato in onore il più possibile, tutto qua, però grazie a tutti i ragazzi che mi conoscono, che mi sostengono con tanto amore, oggi lo voglio dedicare a Salvatore, che Salvatore di nome e di fatto mi ha aiutato a casa, e io non me lo sarei mai aspettato, sono rimasto a bocca aperta. Poi le taniche mi sono già arrivate, sai, quelle tanichette da 1000 litri, metti dentro, buffo. Devo andare avanti e indietro con le taniche a mano, oppure con un camioncino metterò l'acqua, ma sta di fatto che l'acqua è un diritto, ma io non mollo, io potrei tranquillamente riattaccare, no, è un concetto, un principio che su tu... io potrei andare là a firmare un contratto e rimanere schiavo di un contratto nonostante hanno violato la legge su di me, è un principio, no, io andrò avanti e andrò avanti con le denunce eccetera, e qualcuno sarà responsabile illimitatamente dei gesti che hanno fatto nei miei confronti, dall'acquedotto, che dovrebbe essere un ente morale, ricordatevi sta parola, a tutti quei sottoposti che hanno fatto azioni su di me, ma ovviamente l'hanno fatta perché sanno chi sono io, probabilmente. Vabbè,
ma questo è un altro discorso. Vi voglio bene, seguitemi, sostenetemi, aiutatemi, non voglio soldi, voglio gli strumenti, mi servono gli strumenti per formare la gente, mi serve un camper per andare in giro e fare formazione, mi serve del gasolio e della benzina, mi servono degli alveari per dare da mangiare miele gratis a tutti e salvaguardare le api, perché se muoiono le api siamo morti tutti, mi servono degli strumenti per fare i frutteti, mi servono per fare gli orti, mi serve delle soluzioni alternative, mi servono gli strumenti per fare il bruciatore, che vi ho già fatto vedere nel canale YouTube, che è un'alternativa bruciando l'umido e facendolo diventare un bruciatore fortissimo, combustibile a doppia combustione con idrogeno naturale, economicissimo, e puoi fare acqua calda, acqua fredda, energia con motore tipo Stirling o roba del genere. Stiamo sviluppando quello, mi servono gli strumenti, mi servono i tecnici, mi servono i fisici, mi servono tutte queste cose, ma per questo ho bisogno o di imprenditori, aiuteremo gli imprenditori e loro aiuteranno noi, uno scambio. A me dell'euro, che tra un po' non vale più un cavolo, un cazzo, scusate il termine, un euro con più chilo di pane, tra poi ce ne vorranno 10, non mi serve quello col copyright, a me servono le cose per aiutare la gente, il mangiare, il vestire, le cose essenziali, minimali, minimi, che in maniera umile e dignitosa fai la tua vita e aiuti gli altri. Questo non voglio, non mi interessa il resto. Poi c'è qualcuno punta dito, vaffanculo, non mi interessa, fate quello che volete. Va bene, dai, ti auguriamo tutti che tutti insieme ce la facciamo e miglioriamo la condizione di tutti gli esseri umani di questo pianeta, ovviamente. Per adesso... Adesso sono stanco, voglio andare a dormire, ragazzi, buonanotte. Esatto. Andiamo. Giorni passano, sono quasi le 11:30, io vado a dormire come le galline di solito, appena buio. Perfetto, un abbraccio, dai, a tutti, che poi domani è una giornata dura. Grazie per il tuo tempo e grazie per quello che stai facendo per tutti. Grazie. Buonanotte a tutti. Un abbraccio.